streaming su YouTube. Ok, sì. Anzi, è una cosa. Ya se supone que está transmitiendo. Ya, bueno, así es la cosa. No. Bueno, creo que ahora podemos iniciar esta edición romana del Seminario Internacional de Conservación del Patrimonio. Y buon pomeriggio ai presenti, a chi si collega dall'Italia, e buen día in Messico e in America Latina. E, a nome del comitato organizzatore e del comitato scientifico, vi do il benvenuto reale e virtuale. E qui nell'Odeon, quindi questo salone della Facoltà di Lettere e Filosofia della nostra Università La Sapienza. Entonces, muy bienvenida a todos otra vez. Prima di iniziare i lavori, do la parola ai rappresentanti delle istituzioni che sono venuti a darci il saluto e gli auguri di un buon inizio, di una buona prosecuzione. Quindi vi presento parlerà adesso il professor Carlo Ceveti, che è il delegato della rettrice per la cooperazione internazionale della nostra Università Sapienza. Allora, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano dall'altra parte dell'oceano e buonasera oramai o buon pomeriggio a quanti sono invece qui. Io sono estremamente felice di essere stato invitato dalla collega Luisa Migliorati e dal comitato scientifico ad inaugurare brevemente, con pochissime parole, questo evento, e lo sono per tante ragioni. Di formazione sono un orientalista e quindi conosco il Messico e in parte l'America centrale solo perché troppi anni fa, quando diciamo, mi sono sposato, decisi di fare il viaggio di nozze in Messico e ovviamente conservo un ricordo molto bello. Ma anche per ragioni più scientifiche, più accademiche, più di didattica, entrato alla Sapienza oramai quasi 20 anni fa, e partecipando a quella che allora era la facoltà di lettere e che poi, diciamo, di cui noi siamo in qualche modo eredi, una delle cose che mi colpì e che ritenevo, particolarmente importante è l'attenzione che tutta la Sapienza, e sicuramente noi del Dipartimento di Scienze dell'Antichità, ma di questo parlerà poi il nostro direttore con più, diciamo, con più autorevolezza, sicuramente per noi della Sapienza e per noi del Dipartimento di Scienze dell'Antichità e per noi della Facoltà di Lettere, la collaborazione, anzi le collaborazioni nei campi dell'archeologia, del patrimonio culturale, tangibile e intangibile, e quindi anche dell'antropologia, sono sicuramente tra gli asset più importanti e lo sono anche in un'ottica più generale di politica di Ateneo che sempre più, che vuole sempre più essere rivolta anche ad una proiezione esterna che quasi naturalmente
per un'università che sta a Roma e quella del Mediterraneo e del Vicino Oriente, oltre che dell'Europa ovviamente, ma che vogliamo sempre più essere anche quella di una collaborazione con i paesi delle Americhe, intese soprattutto come America settentrionale, centrale e meridionale. Insomma, quindi questa è una cosa estremamente importante e credo, sono convinto, insomma, che l'Ateneo continuerà ad investire in questi rapporti. Non è un caso che in un recentissimo volume dedicato alla cooperazione internazionale e diciamo volume che è stato pubblicato pochi mesi fa, diciamo rappresentando quelli che erano stati una serie di interventi del 2018, insomma nel corso di un convegno dedicato alla cooperazione internazionale di Sapienza. All'interno di questi volumi la facoltà di lettere è presente proprio con gli interventi di Luisa Migliorati e del collega Lupo, che appunto sono dedicati alla cooperazione con, in prima battuta, con il Messico. Quindi diciamo questa centralità secondo me è ben rappresentata nel colloquio di oggi e dei giorni successivi. La seconda parte, diciamo appunto quella dedicata al patrimonio culturale e alla sua conservazione, aggiungerei io anche valorizzazione, è un altro degli assi portanti della nostra politica. Il nostro dipartimento, e ve lo dirà il collega, il direttore Piras, fra pochi minuti è al primo posto al mondo, ma diciamo il nostro dipartimento investe sempre di più e vuole riportare al centro della propria azione proprio la tutela del patrimonio culturale, inteso tanto come patrimonio culturale materiale quanto come patrimonio culturale immateriale, proseguendo una linea che è quella dell'Ateneo, quindi voglio dire la creazione di corsi di laurea dedicati, l'uso dell'inglese, purtroppo voglio dire preferiremmo usare altri idiomi, ma insomma ognuno è parte del mondo così com'è. Quindi diciamo proprio per questo e non voglio prendere ulteriormente occupare ulteriormente il tempo invece che dovrà essere dedicato soprattutto al dibattito scientifico, proprio per questo diciamo è per noi centrale e importante ospitare colloqui come quello che sono qui oggi ad inaugurare. Lo è per la dimensione geografica e, consentitemi di dire, anche per la dimensione geopolitica, quindi per gli interessi che l'Italia deve avere nei confronti del continente americano, lo è per la dimensione metodologica e scientifica, che è quella di un investimento sempre più importante nei temi del patrimonio culturale, ma patrimonio culturale inteso, passatemi l'uso, diciamo, di un prestito dalla lingua inglese, con un approccio olistico al patrimonio culturale, guardandolo da tutti i suoi aspetti e guardandolo anche dall'aspetto che lo rende poi in qualche modo sostenibile, che è quello appunto della sostenibilità, prima di tutto culturale, ma anche sostenibilità economica della nostra azione in questo campo. Vi ringrazio prima di tutti Luisa per questo invito e non rubo altro tempo ai lavori del
Grazie a te. Adesso darei la parola appunto a Andrea Aluja, che è il coordinador general de cooperación e internacionalización de la Universidad Autónoma de Yucatán, que es tu homólogo. Doctor. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días. Para la Universidad Autónoma de Yucatán es un gran honor poder participar en este evento y precisamente para nosotros los convenios de colaboración es un papel, pero en este caso se convierte en una realidad. Con este tipo de colaboraciones que son tan importantes y sobre un tema que también es fundamental para nosotros como universidad, como país y como región. Y por eso para mí es muy grato mandarles un muy cordial saludo por parte de nuestras autoridades, especialmente nuestro rector, el doctor José de Jesús Williams, que les envía un muy cordial saludo y pues les desea el mayor de los éxitos en este evento. Y pues yo quisiera también agradecer a todos los organizadores por este gran esfuerzo que se está haciendo y que pues continúe. Nosotros estamos encantados en poder participar y pues sin más, muchas gracias. Bienvenidos a todos y que sea de mucho éxito. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y ahora le dejo la palabra a mi director de departamento, profesor Giorgio Piras, appunto direttore del Dipartimento di Scienze dell'Antichità qui in Sapienza, che ringrazio perché viene da un altro convegno e quindi... Ero qua a parlare di un'altra cosa. Fino a qualche minuto fa. Grazie mille. No, grazie a voi, grazie a te Luisa, grazie al comitato, ma soprattutto benvenuti a tutti i presenti qui fisicamente nell'aula Audeion e tutti collegati a distanza a questo seminario che credo per la prima volta si tenga in quest'anno in Sapienza, e questo rende il mio benvenuto a nome del Dipartimento di Scienze dell'Antichità, che appunto è molto lieto di ospitare, di dare la possibilità di venire qui e di ospitare questo convegno, questo seminario così importante. Già il collega Cereti ha parlato dell'importanza strategica che ha questo rapporto tra realtà transoceaniche, diciamo così, tra America, Europa, Italia in particolare. Certamente è verissimo per il Dipartimento, anche per il Dipartimento di Scienze dell'Antichità, che appunto è focalizzato negli studi sull'antichità classica, ma anche sulla preistoria e sul Medioevo, ma guarda con grande attenzione a tutti i problemi di conservazione e gestione del patrimonio architettonico e diciamo urbanistico in senso lato dall'antichità sino ai giorni nostri. È un'attenzione che alle sorti del patrimonio antico che poniamo tutti i giorni, e quindi ci interessa molto riflettere su questi temi della conservazione del patrimonio urbanistico, topografico, non solo per quanto riguarda l'antichità, ma quanto in generale per quanto riguarda anche le architetture moderne. E anche, come diceva Carlo, appunto questo rapporto con l'America è un rapporto importante. Siamo un dipartimento che ha una dimensione internazionale molto spiccata, sempre più vogliamo infittire i nostri rapporti con il resto del mondo e quindi sempre più guardiamo con interesse e accogliamo con grande favore iniziative di questo tipo. Quindi davvero no, grazie agli organizzatori, grazie a Luisa dell'invito, e speriamo che questi 3 giorni saranno 3 giorni di riflessioni importanti che ci daranno ulteriori stimoli di riflessione dal punto di vista scientifico, ma anche dell'azione concreta. Questa centralità che abbiamo anche a Roma può essere sfruttata positivamente per stimolare anche opinione pubblica e governi ad agire concretamente in questi ambiti. Quindi davvero grazie a tutti voi e buon lavoro per i prossimi giorni. Grazie. Grazie a te. Ci mancherebbe. Grazie. Grazie. Bueno,
Ultima, pero no última, la agregada para la cooperación técnica, científica y educativa de la Embajada de México en Italia, Mónica Castillo, que, bueno, agradezco muchísimo, porque, bueno, en la Embajada somos ahora amigos. De casa. De casa. Y el viernes estuvimos en la celebración de México, del inicio de la independencia, bueno, sí, de la guerra de independencia, y el embajador me dijo que no hubiera podido presenciar, pero usted, bueno, tú eres su presencia aquí. Así es. Quindi, ecco, diciamo, oramai, diciamo che con Mónica Castillo, ma con tutti i... quelli dell'ambasciata del Messico in Italia siamo amici per diciamo, i contatti frequentissimi che abbiamo, quindi le lascio la parola appunto con grande piacere. Grazie Luisa. Buenos días en México y buenas tardes aquí en Italia. Como responsable de la cooperación académica y científica de la Embajada de México en Italia, deseo transmitirles el afectuoso saludo de nuestro embajador Carlos García de Alba a este distinguido auditorio que participa en la 17ª edición del Seminario Internacional de Conservación del Patrimonio, con una felicitación especial a Luisa Migliorati, que ha trabajado tan activamente en su organización. Somos muy afortunados los que vivimos en Roma, así como en México y en ciudades de gran patrimonio histórico, artístico y cultural, ya que podemos admirar las cosas hermosas que perduran y pertenecen a toda la humanidad. Las ciudades eternas. Hablar hoy y escuchar a expertos en la conservación y promoción del patrimonio es sin duda una experiencia enriquecedora y constructiva. Invito a tutti i partecipanti a questo importante seminario ad aiutarci a conoscere e valorizzare meglio le nostre ricchezze e auguro a tutti un buon lavoro e il raggiungimento degli obiettivi previsti. Buenas tardes. Gracias, Monica. Gracias por venir y por sus palabras. Bene, ci avviciniamo all'inizio ufficiale della parte scientifica. Riprendo la parola solo per questioni organizzative, anche a nome dei colleghi, appunto Blanca Paredes, Giuseppe Ligorred, Arianna Campiani. Y continúo hablando los dos idiomas para introducir este uso mixto de nuestras ponencias. Considerando el convenio marco que tenemos en Sapienza, UADI y también UNAM, ¿no? Hace por lo menos 3 años que planeamos esta edición romana del seminario, pero la pandemia nos obligó a posponerla cada vez, y al final decidimos, bueno, haremos este seminario en fórmula mixta. Esto, bueno, nos obligó a considerar algunas cosas. Antes que todo, la diferencia de horario nos obligó a reducir el número de las ponencias, y esto lo siento muchísimo, pero así es. Y también reducimos el tiempo para la discusión. Y peor, no para los que se quedan en casa, pero para nosotros, por ejemplo, cortamos la pausa café, es decir, el receso. Entonces, no habremo pausa café, quindi faremo tutta una tirata. E questo, che è una cosa che dispiace di forse più di tutti. Questo naturalmente ci spinge a pensare a dei tempi, ecco, a delle relazioni che rispettino appunto i tempi che abbiamo indicato. E quindi les ruego a todos che si ajusten al tempo della relazione. E il moderatore inizierà appunto cioè farà cenno 5 minuti prima della fine della relazione, in modo che eventualmente il relatore acceleri. Una cosa sulla discussione: i relatori
sono tutti abilitati a intervenire, il pubblico collegato può scrivere le domande. Se non riusciamo a rispondere a tutte le domande, poiché il seminario viene registrato, le domande, prenderemo nota delle domande e si risponderà negli atti, perché poi l'ultimo giorno riaffermeremo appunto che questi atti verranno, gli atti di questo convegno verranno pubblicati. Non devo dire più niente, però le dejo la palabra a Blanca Paredes del comité científico y organizador y de la red. Blanca, a ti. Buen día y buenas tardes en Europa. Solo quiero ser muy breve y es hacer el recuento de este seminario que surge en Mérida en el año 2005. Y muchos de los que partimos en ese momento de, con esta iniciativa estamos acá, pero lo que más gusto nos da es que se han sumado colegas, muchos de ustedes se han sumado a este esfuerzo a lo largo de los años y hemos desarrollado grandes amistades. Lupita Salazar, Eugenia, Joseph, Marco, Lucía, estuvimos en los inicios de este seminario, que en el año 2008, con la fundación de la red, y Lupita fue su fundadora de la red HICOP, se sumaron el seminario y la red. Y esta red que también se fue formulando en México inicialmente, nos da mucho gusto ver que se ha expandido en el mundo, obviamente en América Latina, pero desde luego en Europa. Entonces, este seminario presente es producto ya de casi 20 años de trabajo continuo, permanente, de haber dado muchos frutos, pero sobre todo de haber fomentado y construido grandes amistades, profundas amistades. Es lo que me parece que tenemos que resaltar, sobre todo en estos momentos mundiales. Un saludo, bienvenida a todos y seguimos trabajando. Es todo. Gracias, Blanca. Y Josep, a ti. Hola. Hola a todos. Buen pomeriggio en Italia. Buena tarde a los que estén en Cataluña. Buenas tardes a todos, buenos días a todos los que están en diferentes lugares de América Latina, desde Argentina, allá en Santa Fe, hasta la Ciudad de México y aquí en Yucatán, a todos los que nos acompañan y también allí por Francia, creo que el doctor Ballard también desde aquellas tierras nos está acompañando. Para mí es todo un placer y un el cumplimiento de un sueño, aunque no sea presencial, ¿no? Que se hubiera ya sido eso fantástico, pero bueno, estamos en esta situación, pero el poder desarrollar e iniciar este Seminario Internacional de Conservación del Patrimonio en este proceso, también ya lo han dicho las doctoras Luisa y Blanca, ¿no? que este seminario pues, tiene una larga trayectoria y más allá de los avances en la investigación científica, pues también este estrechamiento de amistades y de vínculos que realmente es lo que también nos fortalece como personas. La relación con Luisa empezó pues, de manera indirecta con otros colegas como el doctor Leonardo López Luján desde el proyecto Templo Mayor, el doctor Rodrigo Liendo desde el proyecto Palenque, y al final pudimos contar con Luisa aquí en las tierras yucatecas. Ese fue el principio hace no muchos años, pero que precisamente con este impulso que la propia doctora Luisa Migliorati tiene en los vínculos interuniversitarios entre Italia y México, ha permitido pues, ir consolidando esta amistad que va más allá de la propia ciencia, ¿no? Desde aquella primera conferencia en 2014 de Luisa y el curso que impartiría en los inicios de la maestría en conservación del patrimonio arquitectónico aquí en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán, ¿no? Esto ha favorecido un diálogo interdisciplinario también entre arqueólogos, arquitectos, urbanistas, científicos del hábitat, ¿no?
gente comprometida y preocupada por la situación y ahorita más que nada que hemos llegado en estos momentos donde las emergencias de todo tipo pues nos están agobiando y con, pensamos, yo creo que en conjunto que el patrimonio puede ser un elemento fundamental para la sostenibilidad y para las ciudades en el mundo, ¿no? Esto se vincula también con la fortuna de estar trabajando todo un grupo de colegas aquí de diferentes universidades nacionales en un proyecto de ciencia de frontera que llevamos un año trabajando ya y vinculándolo para el estudio precisamente de estas problemáticas y que también vamos a tener avances en este seminario, ¿no? En 2019, durante una estancia de investigación que pudimos hacer en Sapienza, en el Departamento de Ciencias de la Antigüedad, pues ya lo decía Luisa, se empezó a tramar este seminario y después lo presentamos en el último que se llevó a cabo antes de este, hace dos años en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara, en donde propusimos pues, organizar este y al final lo hemos podido iniciar, adecuándolo a las situaciones en las que estamos viviendo, ¿no? No voy a alargarme más, solamente decir que tendremos en estas jornadas, esta semana, hemos ordenado y, la organización de este seminario en tres mesas. Empezaremos mayormente los arqueólogos, ¿no?, con esta capa profunda del estudio de la topografía y de la arquitectura antigua en las ciudades actuales, y para sentar un panorama y un punto de partida también en esta visión que desde la arqueología tenemos del hábitat humano. Y posteriormente a una parte, en la segunda mesa, sobre el desarrollo y la conservación del patrimonio, en donde pues, también se van a discutir aspectos fundamentales de esta problemática y de este fenómeno, para terminar en una tercera mesa donde podremos observar y disfrutar con algunos de los proyectos de integración patrimonial que en diferentes lugares de América y de Europa pues, se han llevado a cabo o se están desarrollando. Por último, y antes de dar inicio a la primera mesa, a continuación, pues le agradecemos muchísimo la presencia y participación de nuestras autoridades universitarias, tanto de Sapienza Universitat y Roma, como al doctor Andrea Luja por parte de la Universidad Autónoma de Yucatán, así como a la agregada cultural de la Embajada de México en Italia. Pues con todo esto, pues daríamos inicio, le cederé la palabra a la doctora Blanca Paredes, que va a ser la moderadora de esta primera mesa, y a la doctora Luisa Migliorati, con las cuales vamos a estar acompañándolos y esperando la participación de todos ustedes en las discusiones posteriores, así como desde los que nos están escuchando desde otras redes que la Universidad Sapienza ha puesto a disposición. Buenos días, buen pomeriggio y buena feina, buen trabajo para todos durante estas jornadas. Bueno, pues vamos a iniciar la primera mesa de trabajo, que para quienes tienen el programa saben que consiste en cuatro presentaciones el día de hoy. Y esta mesa, como bien ya dijo Joseph, está dedicada a los estudios de topografía y arquitectura antigua fundamentalmente. Y tenemos como primer presentador el privilegio de escuchar a Cairoli Fulvio Giuliani, quien es, lo voy a intentar en italiano, profesore di rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi nel Dipartimento di Scienza dell'Antichità della Università della Sapienza, ora professore emerito. Él nos va a hablar de la descripción y o conocimiento en la relación estética, estructural y funcional entre centros antiguos y modernos en continuidad de vida, vivos. Adelante, profesor. Quisiera nada más antes de comenzar, quiero decirles que tengo una campanita italiana. Y que cinco minutos antes de los presentadores les voy a hacer un pequeño llamado para considerar el tiempo y finalizar. Adelante, por favor. Buonasera a tutti, vicini e lontani, come si diceva una volta. Per prima cosa sento il si sente? Per prima cosa sento il dovere di esprimere un sentimento
un sentito ringraziamento agli organizzatori del seminario per l'onore dell'invito. La topografia, l'architettura e l'urbanistica antiche, come l'architettura, l'ingegneria, il restauro strutturale moderni, nonostante appaiano come versanti culturali molto distanti tra loro, in realtà non solo sono molto vicini, ma li troviamo fusi nella consistenza materiale ed estetica in ognuna delle nostre città a continuità d'uso. Tuttavia, trattare i protagonisti con funzioni tanto diverse, senza individuare una convergenza metodologica, forse non è né possibile né facile né possibile. Trattandosi comunque di discipline che, sebbene a diverso titolo, si occupano del costruito antico, possiamo dire, conducendo il discorso a colpi di sciabola, che le vie di approccio sono sostanzialmente due: la descrizione e la conoscenza. Da qui il titolo e l'argomento. I due termini rispecchiano le posizioni apparentemente parallele, ma in realtà antitetiche, di coloro che si occupano dell'antico patrimonio edificato. Se così non fosse, non ci troveremmo di fronte a volte ad interventi spesso profondamente dissonanti, divaricati, oppure a sgradevoli proposte fatte solo per lasciare il segno del progettista, e tollerati o peggio ignorati, quando non addirittura sostenuti, dall'archeologo. Questo può accadere, sempre con le dovute eccezioni ovviamente, se il progettista moderno, sentendosi collega di quello antico, si ritiene autorizzato a lasciare il proprio segno, convinto di migliorare non solo la statica ma anche l'estetica del monumento antico. Siccome però la città e la continuità di vita non ebbe, la città a continuità di vita non ebbe un progettista, ma risulta da millenni di successive sperimentazioni in continuo progredire, di riparazioni di danni naturali e o antropici, fatte con tecniche differenti, ma sempre coerenti con quel momento particolare dello stato dell'arte del periodo in cui si verificò l'intervento. Siccome c'è tutta questa premessa, l'operazione è evidentemente estremamente difficile. Il segno del progettista moderno, a meno di una fortunata e colta eccezione, rischia di essere più presuntuoso che abile e potrebbe risultare brutalizzante per un tessuto continuum più che millenario. In questo caso magari lo strappo culturale si nasconde dietro la comoda provocazione intellettualmente stimolante, che a mio avviso non vuol dire niente. So che le mie sono considerazioni pessimistiche, ma purtroppo la realtà offre esempi, fortunatamente spesso solo teorici, tuttavia qualche volta fisicamente materializzati. Non si tratta di un discorso originale. Molti studiosi da entrambi i versanti disciplinari ne hanno già trattato. Citerò qualche caso. Nel 1988 Antonino Giuffrè, ingegnere strutturista preparato anche in campo umanistico, così scriveva: «È evidente che gli antichi edifici in muratura non possono essere visti come un'intera struttura, ma come un insieme di parti strutturali, ciascuna delle quali presenta un autonomo meccanismo resistente che va, se serve, autonomamente verificato». E più avanti, molti di noi, visitando i centri storici colpiti dal terremoto, hanno notato che gli edifici precedentemente ristrutturati dai loro abitanti erano rimasti indenni, mentre quelli che per decenni non avevano avuto manutenzione erano i più danneggiati. Le ristrutturazioni citate, la cui efficacia nei confronti dell'azione sismica era evidente, erano state eseguite da muratori locali, spesso contadini o pastori, che da sempre conoscevano come parte del loro modo di vivere l'arte di impastare la calcina e connettere le pietre. Essi avevano semplicemente buttato giù e ricostruito con le stesse pietre le pareti più sconnesse, risistemando le ammossature, e spesso avevano dato forma di sperone alla superficie esterna del muro, applicando una tecnica diffusa in modo sistematico nel 1700 per consolidare edifici colpiti dal terremoto.
In sostanza, le riparazioni così ben riuscite riadoperavano senza varianti significative le tecniche costruttive originali. Qui abbiamo una chiesetta di Pagliare di Montecchio, in provincia dell'Aquila, fotografata nel 2010. La parete è, come vedete, è ricostruita inclinata come uno sperone. In più c'è uno sperone angolare. La facciata è rifatta, tutto con materiale di recupero dai terremoti del 1703 e del 1915. Tutto questo e con questo sistema ha superato il terremoto di 6,3 gradi della Richter del 2009, sostanzialmente conservando intatti i valori estetici originali pur denunciandone tutti i segni storici. Cioè, tutta la vita di questa chiesetta si legge perfettamente. Sulla stessa scia, il Blasi, anche egli un ingegnere, nel 2013 scriveva: dopo la metà del XX secolo, con l'utilizzo dei calcolatori elettronici e con i conseguenti modelli numerici in grado di riproporre forme simili a quelle delle complesse strutture storiche, l'approccio empirico sperimentale, cioè quello usato dall'uomo per millenni fino alla seconda metà del XIX secolo, è sembrato a molti cosa superata e pertanto definitivamente sepolta. Nell'ambito del restauro è poi prevalso l'interesse per gli aspetti relativi alla conservazione delle superfici, piuttosto che alla conservazione delle intere strutture e alla loro stabilità, vista talvolta come un fattore secondario, stabilità vista talvolta come un fattore secondario, da affidare a specialisti strutturali con il solo compito di inserire opportune stampelle per consentirne il sostegno. Aggiungerei gli interventi provvisionali fatti per essere temporanei, ma che finiscono con l'essere definitivi. Qui il colpevole sono io. Tivoli, Santuario di Ercole. Sono due orrendi contrafforti resi necessari perché posti sulla linea di crollo ricostruita già in antico. Qui l'edificio, il santuario, era crollato mentre si costruiva la prima fase ed era stato quindi ripreso già in antico. La parete era strapiombata di 45 centimetri e sarebbe finita sulla strada pubblica. Quindi d'urgenza furono fatti questi speroni che si sarebbero dovuti togliere. Sono lì dal 1993 e io ho perso qualunque speranza che si tolgano. A questo punto me ne vado prima io e poi loro, questo è sicuro. Di recente si è diffuso poi l'imperativo di far capire al pubblico, istanza lodevole, ma che spesso propone soluzioni false e imbarazzanti. Si tratta di un concetto capace di generare mostri, come nel caso, ancora una volta, del santuario di Ercole a Tivoli, adiacente alla Villa d'Este. In alto qui vedete la scenografia per la inaugurazione del 23 giugno 2011. E da quel giorno, dalla sera di quel giorno, la situazione è questa. Mi pare evidente che in questa prima diapositiva vediamo qualcosa che potrebbe stare bene come scenografia di un film di Ercole contro Maciste, quei film che si facevano negli anni 50. Quando poi dell'originale resta tanto poco, una parentesi, quello che vedete in primo piano nella diapositiva in basso è Villa d'Este, patrimonio dell'UNESCO. Quello che vedete nel tondo è questo. Io non c'entro con questo, però. Non è colpa mia. Dunque, far capire il pubblico. Personalmente do per certo che nel caso specifico, al di là dei valori scenografici, quello che veramente c'era da capire, in questo caso il pubblico l'ha capito. Quando poi dell'originale resta tanto poco da impedire qualunque seria ricostruzione, può succedere che si dia libero sfogo alla fantasia scavalcando i dati materiali superstiti. In questo caso
Qui noi abbiamo la ricostruzione della casa d'Augusto, questa è la casa popolare al Suisco. In questo caso, tuttavia, c'è l'impareggiabile vantaggio di restare nel campo innocuo della letteratura, come nel caso appunto imbarazzante dell'invenzione della casa palatina di Augusto, quasi antenata di quella di Ceausescu. Oggi poi sopravvive e si diffonde sempre di più la convinzione che i muri si possano datare in base al loro aspetto di superficie, attraverso il modulo del reticolato, quello del laterizio e così via. Quasi si trattasse di una pellicola lasciataci dagli antichi per soddisfare la necessità dell'archeologo di fissare la cronologia. La realtà però è diversa. A sinistra, due esempi di opera incerta e qui un esempio di non so dirvi che, una muratura bruta che potrebbe essere anche di un casale ottocentesco e che invece è contemporanea, assolutamente contemporanea. E la differenza sta nel fatto, è motivata, è indicata dal fatto che siccome il santuario era in crollo durante la costruzione, aveva ceduto, c'erano stati forti cedimenti, il tempio stesso che era a monte di questo tendeva a scivolare. Quindi furono fatti degli speroni d'urgenza che non avevano bisogno certamente di questa cortina. Tanto più che erano destinati all'interno. Ora se io faccio la USM di questo, vengono fuori tre cose diverse, assolutamente inutili perché sono tutti e tre contemporanei. E però verrebbero fuori tre fasi. Davanti ai resti di un antico muro, prima ancora dell'architetto o dell'ingegnere, si trovano due personaggi distantissimi tra loro. Non tanto e non solo per la cronologia, quanto per la cultura, sono il capomastro che millenni fa costruì il muro e possedeva un'esperienza stratificata sin tempi lunghissimi e sulla continua necessità di rimediare ad errori. E l'archeologo che oggi, nella scomoda posizione di chi cerca di capirci qualcosa, sembra quasi voler spiegare a quel capomastro come, perché e quando fece quel muro. Scusate. È comunque illusorio pensare che i capomastri al lavoro in una macrostruttura riuscissero ad unificare formalmente il proprio lavoro, anche volendo, e potessero evitare di firmarlo, di lasciare la propria impronta anche involontaria, spesso sensibilmente diversa da quella del collega che lavorava a fianco o di fronte o sull'altro lato del muro e che lo avrebbe sostituito o che lo avrebbe sostituito il giorno seguente. Il rischio di leggere queste differenze come fasi, variazioni di fase è concreta. Si tratta di un dato normale per chi abbia frequentato anche uno solo di quei pochi cantieri tradizionali che ancora sopravvivono al fine di sovrintendere, ma per capire. D'altra parte, lo studio della tecnica edilizia altro non è che il tentativo arduo e spesso vano, anche se accademicamente comodo, di definire lo stato dell'arte del costruire lontanissimo nel tempo, di tracciare anche solo un breve segmento di cultura estremamente sfaccettata, plurimillenaria, che ha subito una frattura metodologica definitiva solo nella seconda metà dell'Ottocento, quando l'uso del cemento armato ha sconvolto il millenario procedere di quell'arte. In quest'ottica è necessario che l'archeologo si attrezzi, già che il riferirsi a schedature teoriche preconfezionate non basta. È sufficiente che dello stato dell'arte furono parte essenziale sia concetti semplici sia tecniche molto complesse che ovviamente dovettero fare i conti prima di tutto con la fisica. Farò alcuni esempi per il lato tecnico.
non esisteva, ad esempio, un metodo sicuro per stabilire l'affidabilità dei piani fondati. La geotecnica è nata alla fine dell'Ottocento. La stima la stima intuitiva del rapporto dimensionale delle pareti rispetto ai sistemi di copertura, quella del dimensionamento dei vuoti e dei pieni nelle cellule ossaturali delle sostruzioni, lo spessore delle volte per i carichi previsti, il livello raggiunto dalla tecnologia muraria, quello della disciplina dell'assetto idraulico, il flusso dei carichi e così via. Altri argomenti in genere trascurati eppure fondamentali riguardano i temi più complessi, come per esempio per fare due soli esempi, uno materiale e l'altro teorico. La confezione delle mura tradizionali potenzialmente capaci di lavorare a trazione e il sistema di desumere dagli alzati da parte degli antichi, desumere dagli alzati dalla sola planimetria. Per la resistenza a trazione della muratura tradizionale, quella che oggi è giustamente proibita da qualunque regolamento del genio civile, faccio l'esempio tuttavia del muro di spina del Pecite di Villa Adriana. Questo è lungo 214 metri. È il muro, come vedete, ci sono fuori da trave del doppio portico sui due lati. Se lo schedassimo, esso comparirebbe come un muro in opus mixtum di tufo e laterizio, lungo 214 metri, spesso 0,75, con modulo XY. Certo, non troveremmo minimo cenno alla sua capacità di resistenza a trazione. Eppure la sua caratteristica principale è proprio la sua stupefacente resistenza. Quattro secoli fa vi fu aperta una breccia di 3,60 m, questo è aperto in breccia, destinato a un grande cancello testimoniato dai cardini ancora sopravviventi e in asse con il grande viale dei cipressi che è fatto dal proprietario di quella casetta che si vede in fondo. Il muro mostra anche vecchie lesioni con cadenza 11-12 metri, e questo è già importante perché un muro dello stesso spessore oggi avrebbe lesioni sui 4 metri e mezzo, con una cadenza di 4 metri e mezzo, 5 metri, e lesioni dovute al carico termico. Quindi qui la degradazione termica ha provocato lesioni, però a cadenza di 11 metri. Il 2 e 3 giugno del 1944 il muro subì in prossimità dell'apertura due colpi di mortaio che non arrecarono alcun pregiudizio. Qui fece un bel buco, passò da parte a parte perché aveva interessato la parte terminale del muro. Qui invece sgranò il muro, ma non successe niente, non comparve nessuna lesione. Un particolare, al colpo di Pietrito, al colpo che arrivò sul Pietrito, qui nel numero 2, la muratura rispose con una deformazione plastica ancora visibile, dilatandosi senza lesionarsi dalla parte opposta al colpo. Cioè, se passate dall'altra parte del muro ci vedete un bozzo. È evidente che questo tratto qui è muratura di tipo tradizionale e sta lavorando come un architrave litico. Forse questo è un dato importante, perché bisogna ammettere che gli antichi riuscivano a realizzare, forse quando serviva, murature capaci di resistere a trazione. Questo è un esempio del muro. Va detto anche che il muro è ancora tutto in piedi, ma per tutta la sua lunghezza, a questa altezza che vedete restaurata, si era ridotto ad uno spessore di più o meno 40 centimetri. Era consumato sui due lati.
cioè una cosa che diciamo con un i tempi che stanno cambiando può ribaltarsi con un colpo di vento. Cioè. Per l'altro concetto, quello di saper desumere gli alzati dalla sola planimetria, sistema antichissimo già presente in Vitruvio e noto a noi dal taccuino personale ovviamente riservato di Villard Honnecourt del XIII secolo, questo sistema era ancora in uso nel XV secolo e la segretezza del metodo, ancora riaffermata nel convegno di Ratisbona nel 1459, con divieto assoluto di divulgazione a chi non fosse del mestiere e che invece fu reso pubblico dall'architetto Roritzer solo dopo una trentina d'anni, nel 1486, venne pubblicato un libro su come sul sistema per esempio per disegnare, per ricavare il profilo, il peso, il carico di un'aguglia nello stile gotico per contrastare la spinta laterale dell'arco rampante. Il risultato dunque è questo. Si evidenzia l'insufficienza della schedatura descrittiva del muro in unità stratigrafiche, matrix e mappature rispetto alla ben più complessa indagine per la ricostruzione dello stato dell'arte, che fu di quella ricostruzione, di quello stato dell'arte che fu alla base di quell'opera e che meglio consente di conoscere l'opera stessa. Qui un esempio della sostruzione del Tempio di Ercole di Sulmona e vedete che si combinano dei pasticci incredibili. La parte inferiore è in opera incerta, la parte superiore correttamente in opera reticolata. Se passiamo sul lato troviamo una parte inferiore di reticolata e la parte superiore di opera incerta. Non sono io che ho ribaltato la fotografia, è così. Quindi stiamoci attenti, insomma, a queste cose. Soprattutto quando si tratta di operazioni lunghe, di strutture molto lunghe che hanno avuto necessità di cantieri, di molteplici cantieri. Insomma. Mi riferisco alle mura di Roma, per esempio. Altrimenti, il rapporto tra l'archeologo e il tecnico segue due strade possibili. Dico questo perché? Perché sostengo che, tornando al capomastro di prima, il solo tentativo adeguato per capirne il lavoro resta ancora il rilievo diretto, minuzioso, sorretto dall'esame critico e soprattutto redatto da chi studia quel muro. Altrimenti il rapporto tra archeologo e il tecnico segue due strade possibili. O l'archeologo interpreta il disegno che gli viene fornito, anziché la struttura, oppure impone al tecnico di rappresentare quello che egli, lo studioso, è convinto, magari in buona fede, di aver capito. Se però talvolta succede, chi studia non distingue i materiali e le loro proprietà meccaniche, per esempio se si tratta in questo caso di due blocchi e invece si cambia per un unico blocco, siccome è biancastro si pensa che sia travertino, o si può dire che questo è un architrave, mentre è un blocco interno di un muro in opera quadrata scatastato, e il blocco è interno perché i blocchi davanti erano questi, e l'uso per costruire muri del genere era quello di spalmarli, di spalmare le parti interne, di grassello, meglio farli scivolare, tutto qua, a parte il giunto che ne fa due. Non si è mai visto un architrave così. È inevitabile il malinteso in questi casi. In proposito, ancora nel 1988, nelle proposte per una regolamentazione degli interventi, a proposito della precedente normativa sismica, vecchia di appena 13 anni, è la normativa fisica in base alla quale sono crollate le volte con le pitture di Giotto alla Basilica di Assisi, cioè la parte superiore, il tetto era stato rifatto con archi di cemento armato,
che hanno provocato la legge del pendolo rovescio, il crollo delle volte sottostanti. Scriveva dunque Giuffrè: la consapevolezza dell'incapacità di trattare il problema meccanico della struttura muraria indirizzò quei tecnici, i redattori della normativa antisismica, verso soluzioni dettate da un approccio intuitivo. Come si vedrà, era l'unica strada percorribile, ma purtroppo il difetto di cultura storica si fece sentire anche nelle scelte tecniche. E aggiunge: se nelle facoltà di ingegneria non fosse stata esclusa la storia dell'architettura e con essa la storia delle tecniche costruttive, quegli ingegneri avrebbero proposto altri metodi più propri della natura delle opere sulle quali si doveva intervenire. Trascurare l'aspetto statico delle strutture murarie ha ridotto la capacità di comprenderne non solo la loro stabilità, ma anche le forme architettoniche. Delegare ai soli strutturisti la stabilità dei manufatti storici ha portato spesso all'introduzione di invasive strutture nuove piuttosto che alla conservazione di quelle originarie. Già intorno agli anni Ottanta Roberto Di Stefano, anch'egli ingegnere, aveva sottolineato come lo studio del comportamento statico delle strutture è sempre indagine storica. Scusate. Tutte giuste osservazioni queste che ci portano al nostro tema. Il Capogrossi Colognesi, già quasi 20 anni fa, affermava, passando alla dimensione strettamente documentale, si evidenzia la complicità dell'archeologia nei fattori di errore, perché il tipo di quesiti storicamente orientati finisce col condizionare la risposta. Si cercano ville schiavistiche e si trovano ville. Si va alla ricerca di vici o paggi e si trovano vici o paggi. La risposta segue la domanda. A questo punto credo di aver spiegato, anche oltre le intenzioni, la mia posizione di fronte al problema. Vorrei chiudere però con due esempi cronologicamente distanziati di circa 4 secoli. Si tratta di 2 edifici di analoga funzione ma di struttura profondamente differenziata. Il Santuario d'Ercole e il Pantheon. Qui siamo, affrontiamo il Santuario d'Ercole. È questo. Ora dovete sapere che tra questo livello e questo, quello della città, ci sono 100 metri di delta e che il fiume qui corre sotto, in basso, ai piedi del santuario ad una quota inferiore di altri 100 metri. Tutte queste linee azzurre che vedete sono canali per lo più romani che prendevano acqua dal fiume in questa zona e la portavano da questo lato. Poi ci sono anche quelli più recenti che per esempio hanno alimentato Villa d'Este. Villa d'Este sta qui praticamente. Ora, questa situazione con le differenze di livello e i canali scavati in questo modo e la ricchezza di acque ha determinato una disponibilità notevole di energia idraulica. E qua la vediamo applicata, usata nell'Ottocento, in un'incisione dentro il portico del Santuario d'Ercole, e qui vedete quanta acqua, tutta l'acqua che vedete qui, in questo caso qua, in questo punto alimentava una polveriera, e il santuario è questo. E tutta quest'acqua passava attraverso il santuario. Il santuario è praticamente tutta questa zona. Come vedete è nettamente diviso in due. Le frecce indicano le varie parti del santuario ricostruito. E nettamente diviso in due, una parte orticola tenuta per lo più a vigna e una parte invece completamente invasa dall'industria. Ecco, questo dipende dal fatto che qui non c'erano vani di sostruzione. Qui non solo c'erano vani, tanti e grandi e solidi, ma c'era anche una galleria che da questo punto qua passa qua sotto ed è una galleria costruita dai romani
dove passava la via Tiburtina Valeria, quindi la cosiddetta via Tecta. Quindi c'era condizioni varie, cioè l'edilizia favorevole, la viabilità favorevole e la disponibilità dell'energia elettrica. Ora, questo puntinato dà il percorso indicativo di un fosso che veniva da questa parte, dove poi fu costruita Villa d'Este, e che causò praticamente vari danni e vari crolli o per il deserto. Questo è un canale cinquecentesco con questa zona occupata dalla polveriera che in parte si infila anche dentro il santuario. Polveriera che saltava in aria ogni due anni, cioè, questo avvenne già nel XVI secolo. E infine l'acquedotto, questo, che arriva fino a questa torre qua, è il cosiddetto canale Canevari. Canevari era il migliore idraulico che aveva l'Italia nell'Ottocento, alla fine dell'Ottocento, ed era quello che ha progettato e realizzato le rive del Tevere. Questo è un vascone degli anni 20. E infine, tutto quello che vedete verde è relativo alla cartiera Segre o detta anche di Mecenate. Era la cartiera del padre di Emilio Segre, quello della bomba atomica. Qui invece, ma a 64 metri di profondità, passano le condotte forzate che vanno ad una sottostante centrale della curia, prendendo acqua dal punto più alto della Niene, a monta della cascata. L'acquedotto Canevari è questo, costituito da un canale sovrastato dalla strada, che è abbastanza lunga e che non a caso si chiama Via degli Stabilimenti, perché lungo tutto questo canale sono distribuite 13 cartiere, tra cartiere e ferriere, eccetera. Questo che vedete sotto è invece un progetto che si voleva fare, un progetto industriale della fine dell'Ottocento, quando, relativo a questo progetto, si pensò anche di deviare la Niene ai Perioli, perché ai Perioli avrebbe dovuto sorgere la parte industriale di Roma. La fortuna ha voluto che si stavano vendendo la pelle dell'orso così, nel senso che volevano vendere una portata d'acqua di 18 metri cubi al secondo. In realtà la Niene ce ne aveva 13, da cui andavano sottratti quelli che servivano per contratto per gli orti che stavano intorno. Quindi tutto fallì. E altrimenti si sarebbe realizzato questo progetto. E questo è il santuario, questi sono 140 metri della fronte del santuario, fate l'idea. Il canale Canevari passa qua su, arriva a questa torre qui, finta perché è fatta dal Canevari, perché aveva demolito una torre quattrocentesca che stava qua, e allora aveva rifatto questa per nascondere e ospitare anche questa condotta forzata. Qui vedete l'area sacra, praticamente, l'area del santuario, con tutto quello che succede sopra. Vedete come si sceglie in questa zona, cioè in questa zona, questa è la zona del Tempio, cioè il punto più alto, più solido, su cui portare l'acqua. Dopodiché, per caduta, si attivava tutta la fase industriale. È chiaro che il risultato di tutta questa cosa non è più il santuario, non è più un'archeologia. Un fatto archeologico, è una costruzione che ha in sé la storia dell'edilizia, perché gran parte delle costruzioni terminali sono più recenti a noi, sono quelle che sono seguite al cemento armato. Cioè.
Quindi è un manuale di tecniche edilizia di 2000 anni, dal secondo secolo agli anni 60, quando è terminato. Qui vedete il pezzo dell'area sacra, il tempio è stato da questa parte, è già smangiato completamente per recupero dei blocchetti che sono finiti per la costruzione delle case torri di Tivoli medievale, e però sono stati ricostruiti, non sappiamo quando, ma probabilmente negli anni 80 del XIX secolo, quando si passò a impiantare la cartiera. E questa è l'area sacra con il portico che a un certo punto fu coperto da una capriata polonzù, una capriata metallica anche molto bella direi, e ha ospitato un carro ponte, questo è il carrello del carro ponte, che per farlo scorrere qua sopra ha provocato l'abrasione di tutta l'opera incerta. Ci hanno fatto la sede per il carro ponte. Naturalmente operazioni del genere hanno poi sconvolto che cosa? Tutti i caratteri distributivi. Perché oggi io per esempio ho voluto che questi binari, tutti i binari delle Decoville che stavano dentro la parte antica sopravvivessero, perché altrimenti non si capisce più niente, non si capisce quali percorsi sono dovuti all'industria e quali erano gli antichi, insomma. E poi passiamo al Pantheon. Il Pantheon, come lo immaginate, come lo vedete, è isolato. E così fu progettato isolato. Però dal Pantheon l'attenzione è attirata da che cosa? Da questo timpano qua sull'avancorpo. Il Pantheon è fatto da una rotonda, l'avancorpo, e davanti all'avancorpo c'è il prono. Naturalmente questo sistema qua non piace, non si capisce perché non piace, agli architetti non piace. Non si capisce però perché non piaccia la stessa soluzione ai propri lei dell'Acropoli d'Atene, forse perché è greco, non lo so. Un giorno lo capirò. Quindi si è detto, dato per certo, che siccome qui c'era un timpano, il tetto doveva venire qua su. Per venire qua su il tetto dovevano allungare le colonne. E naturalmente le colonne non sono arrivate corte. E allora le varie ipotesi, cioè le colonne sono arrivate corte perché hanno sbagliato a mandare il messaggio all'ordinativo. Le colonne sono arrivate corte perché non hanno trovato il banco sufficientemente lungo nel Sinai per fare la colonna. Guardare che questa colonna qua e quella angolare sono composite, hanno una giunta sopra e hanno il classico prolungamento giunto a ingranaggio, diciamo. Insomma, è un po' il modo di dire a chi ha costruito il Pantheon, non è che ha fatto una cosina, no? Come si sarebbe dovuto costruire il Pantheon? Il Pantheon si doveva costruire così, sono stati capaci, l'hanno fatto così. Questo è il risultato. Però se si gira intorno al Pantheon si trova una strana cosa. Cioè intorno al Pantheon, dietro al Pantheon c'è questo. E il Pantheon era stato certamente progettato così. Cioè qui il Pantheon staccato, la basilica. Sono state la Basilica Neptuni, sono stati costruiti insieme. E proprio questo fatto, per creare le fondazioni di questa basilica, di questa parete, si è creato una depressione, del bulbo di pressione dalla parte del Pantheon. Cioè è venuta fuori una lesione qui, per sfiancamento rispetto alla fondazione. La lesione è questa. E la lesione non è nemmeno ferma, perché guardate qua, vedete che c'è, questa biffa è stata messa nel 1935, c'è una traslazione orizzontale e una traslazione verticale, cioè la lesione è ancora attiva. E le lesioni sono tante qui, sono lesioni strutturali vere e proprie della rotonda, sono queste in grigio chiaro. Poi ci sono queste che sono
le lesioni della cupola, cioè la lesione della parte di cupola che è aderente alla la parte più bassa che tende a lavorare a trazione, cioè ad aprirsi. E come si fa a fermare l'anello di fondazione che si è rotto in tanti pezzi? Bisogna farne una cintura, è l'unico sistema a fare una cintura. Ma la cintura non si può fare perché se si apre lo scavo tutto intorno, si sfianca, viene giù. E allora si procede facendo buchi per piccoli tratti, per piccola larghezza, usando le fondazioni del futuro della costruzione per tutto il perimetro, in modo tale da mettere come dei puntoni sottoterra, e poi costruire sopra. E sopra hanno fatto questi 12 vani talmente complessi che ognuno di essi ha due ordini di archi di scarico da 1,20 m, cioè sono due archi di due conghiere di doppio bipedale, per incastrare, per far aderire quello già costruito. Questo avvenne quando il Pantheon era, la costruzione era arrivata a 17-18 metri di altezza. Scusate, se ora dico. C'hai 3 minuti. Ah, è finito. Era arrivato a 17-18 metri di altezza. Non oso immaginare che cosa ha pensato e che ha vissuto il progettista quando gli si è spaccato il Pantheon e doveva costruire ancora mezzo cilindro e piantare la cupola sopra. E bisognava aspettare che si stabilizzasse comunque la situazione. E questi muri non sono ammorsati al cilindro, alla rotonda, sono semplicemente appiccicati perché facevano da puntone tra la basilica che era in costruzione, che è stata anch'essa coinvolta poi dentro quest'abside qui, c'è il prolungamento della lesione del Pantheon. Questa è l'abside interna della basilica, isolata dal resto della basilica. La parte più alta invece, questo che vedete in rosso e che continua fino a quassù, è una struttura che non è stata appiccicata alla rotonda, ma è stata costruita insieme alla rotonda, come si è visto tutti quei resti che si vedono alla prima diapositiva della rete. Questo fatto ha determinato anche il rifacimento del progetto di questa parte, almeno della parte in elevato. E successivamente, ecco, il corpo che si è venuto a creare era così, cioè la rotonda, i grottoni e la basilica. Inizialmente c'era un passaggio qua, poi oggi è in elevato, la strada è più in alto del fondo della basilica, e poi la strada è come se veramente il tessuto urbano abbia rivendicato il progetto iniziale. Grazie, scusate. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias al profesor Carioli, Fulvio y Giuliani. Y le vamos a dar la palabra ahora a nuestra gran amiga y compañera, Luisa Migliorati, coordinadora de este evento, quien es profesora de urbanística antigua en el Departamento de Scienze de la Antigüedad de la Universidad de Roma Sapienza. Y nos va a hablar de la espacialidad y la estructura como condicionamiento del tejido urbano en los centros en continuidad de la vida. Adelante, Luisa.
Bueno, grazie, sono di nuovo qui. Allora, è ovvio che ogni città è un organismo vivente e ha una sua specifica individualità, anche se risponde a linee di indirizzo generali e o a modelli, i quali infatti generano poi applicazioni differenziate. Ed è chiaro anche che il dinamismo insito nel divenire urbano produce esiti con variabili pressoché infinite. Nelle città pluristratificate, con un passato storico pesante, il rapporto tra i vari livelli di vita, in particolare tra quello antico e quello attuale, è molto complesso. Di conseguenza, le modalità interrelazionali sono molteplici. Sulle varie possibilità risalta il fatto che la continuità strutturale, ma anche spaziale, è indubbiamente una buona premessa per una sintonia diacronica, architettonica e urbanistica. L'ingresso del cemento armato, l'abbiamo già sentito, negli organismi costruttivi ha invece interrotto il processo di continuità, pur se in qualche caso è risultato capace di dialogare con l'antico. Parto da alcuni esempi in cui si è verificata un'integrazione armonica spontanea che è chiaramente decifrabile nel vissuto della città, soprattutto nel quadro delle murature tradizionali. Ad esempio, ad Assisi, il cosiddetto Tempio di Minerva non cambia destinazione d'uso, ma resta un edificio dedicato alla divinità. Da tempio diventa chiesa, con un intermezzo di uso parziale come sede dei consoli cittadini nei secoli XIII-XV. Il fatto che, dal punto di vista della situazione urbanistica originaria, l'accostamento del Palazzo del Capitano del Popolo e della Torre Civica e di case successive annulli l'isolamento caratterizzante il Tempio Romano, non ostacola l'armonia raggiunta dall'insieme. Oltretutto, la modifica della spazialità non viene avvertita se non dagli specialisti. Il Tempio è di per sé un marcatore polarizzante, indipendentemente dalle successive vicende urbanistiche. Semmai l'innalzamento del livello della piazza non fa altro che accentuare la valenza architettonica dell'edificio. E sempre sulla base di un confronto con il tessuto urbano antico, l'affaccio sulla piazza odierna conserva il rapporto pieno-vuoto che aveva il tempio gravitante sul foro e sopravvive la funzione di fulcro centripeto della vita cittadina. Ad Ascoli si verifica una situazione analoga per quanto riguarda conservazione strutturale e spaziale, ma il caso acquisisce un diverso significato urbanistico. Due chiese mantengono la funzione cultuale, ma cambia il rapporto dei templi con lo spazio esterno. Siamo di fronte ad edifici che si attestavano su vuoti urbani, ma in modo differente rispetto a quanto visto ad Assisi. Ad Ascoli questi templi si affacciavano su un corridoio stradale. La chiesa è fortemente attrattiva per lo spazio aperto, ma vincoli del continuum urbano hanno imposto di ricavare un semplice slargo nel caso di San Gregorio o una vera piazza, ma sul fianco, nel caso di San Venanzio. La foto di Verona evidenzia i caratteri diversi di vie e piazza. La stasi della piazza si confronta con il movimento delle persone al suo interno. Il dinamismo della strada trova un rapporto di permeabilità fisica con le strutture che su di essa si affacciano. E riprendo l'esempio del Pantheon, perché nell'ambito del rispetto strutturale attraverso la continuità d'uso, credo che effettivamente sia l'esempio più famoso. E non posso non fare un breve accenno ad una situazione che si mostra decisamente più complessa rispetto a tantissime altre nella sua storia. Il precoce cambiamento del culto e la marcata originalità progettuale ne assicurano la persistenza della forma. E il rapporto con il contesto urbano attuale ce lo mostra isolato per mezzo della piazza e delle vie che lo circondano. Non mi soffermo sul concetto di isolamento portato avanti dalla Commissione di Ingegneri e Architetti nominata il 30 settembre 1870, 10 giorni dopo il 20 settembre, che è appena passato, che corrisponde per i messicani all'ingresso dei bersaglieri sabaudi nella città del Papa. Quindi
non mi soffermo su questo concetto che aveva affermato invece la giunta provvisoria di governo del nuovo Regno d'Italia, che intendeva creare con le demolizioni aree vuote intorno ai principali monumenti di Roma per dar loro maggiore imponenza e farne risaltare la bellezza artistica, aggiungendo oltretutto un'area verde intorno per enfatizzarne la valenza estetica. E non parlo nemmeno del concetto di monumento e struttura, che secondo me indicano fruizioni molto diverse. Riprenderò quindi l'argomento dell'isolamento, ma più tardi. Per ora torno al Pantheon. Come abbiamo appena sentito da Giuliani, il progetto lo prevedeva isolato, mentre le modifiche in corso d'opera dovute ai collassi strutturali hanno obbligato a saldarlo all'edificio retrostante, la cosiddetta Basilica Nettuni. E in rosso, il Pantheon è qui, in rosso vediamo la parte residua della Basilica. Nel 1553 la carta di Leonardo Bufalini documenta l'apertura della strada corrispondente all'attuale vicolo della Palombella. Se è ancora riconoscibile la pianta della basilica, vediamo qui addirittura le colonne, siamo però di fronte alla sua spaccatura. Un breve settore resterà, insieme alle strutture di collegamento, resterà attaccato al Pantheon, mentre la maggior parte dell'edificio sparirà, assorbito dalle modifiche del tessuto storico. Forse questo faciliterà l'addossarsi di case e casupole alla chiesa, fino a che tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo i lavori di Roma Capitale attueranno le demolizioni volte all'isolamento dell'edificio, con un ritorno ad una situazione che, abbiamo appena sentito di nuovo, il Pantheon non aveva mai vissuto, se non appunto nel progetto iniziale. In vero, però, già il Papa Pio VII si era occupato della visibilità della facciata del Pantheon, liberando la piazza dalle povere costruzioni che ne avevano occupato la superficie. Ignobilibus tabernis occupatam, l'aream ante Pantheon. E è chiarissimo quindi l'intento denunciato dall'iscrizione e anche dalla sua posizione nell'edificio proprio di fronte al Pantheon. Come ho detto all'inizio, le vie che portano all'armonia tra il vecchio e il nuovo hanno percorsi diversi. Si va dall'affermazione di Leon Battista Alberti, che definiva incapaci gli architetti che per erigere un palazzo liberavano l'intera area dai resti antichi, quando invece era possibile costruire rispettandoli, alla considerazione di Walt Perkins Jr., il quale nota che il senso del bene proprio ha da sempre caratterizzato l'uomo, determinando la tenace sopravvivenza dei limiti di proprietà e favorendo così il processo di armonizzazione spontanea dell'assetto urbano. Quanto alla sopravvivenza della destinazione d'uso iniziale, questa ha senz'altro minore incidenza. Prendiamo l'esempio della cattedrale di San Lorenzo a Tivoli. La basilica romana, con tutt'altra funzione rispetto alla finalità religiosa che l'edificio ha poi acquisito, ha mantenuto il suo ingombro e alcuni setti murari, benché sostituiti dalla costruzione secentesca. Anche nel caso delle terme di Diocleziano a Roma, sempre, si verifica una evidente discontinuità funzionale nonostante la conservazione della struttura e della volumetria. Le variazioni di utilizzo, sia principali, e cioè frigidarium antico delle terme, appunto, e adattamento rinascimentale al culto, sia marginali, e cioè residenza con giardini e caserma, rientrano nella sopravvivenza della spazialità originaria. Si tratta di un oggetto architettonico talmente vasto che non può diventare abitabile se non a costo di grossi traumi strutturali. E a questo proposito, spostandoci in Campo Marzio, le terme di Agrippa, sicuramente anch'esse connotate dalla grande aula del Frigidarium, si sono dissolte nella parcellizzazione abitativa, favorita da collassi strutturali che hanno coinvolto anche modifiche della viabilità. E di questo ha approfittato la necessità di densità abitativa
determinata dalla continuità di vita che ha caratterizzato da sempre quest'area di Roma interna all'Ansa del Tevere. Di fatto, delle terme di Agrippa è sopravvissuto solo un segno visibile fisicamente nella trama viaria, parte del grande vestibolo circolare che si è imposto anche nella toponomastica, via dell'Arco della Ciambella, infatti. In realtà, all'interno degli isolati attuali si ricostruisce chiaramente l'organismo originario, tradito dalla cartografia di dettaglio, che indirizza all'individuazione dei muri antichi. Certamente in questo caso si è persa la percezione dello spazio identitario, anzi i pieni si sono sostituiti ai vuoti e viceversa. Ancora a proposito dello spazio abitabile, osserviamo che in genere un edificio per spettacolo, per la sua struttura cellulare, è già predisposto all'uso abitativo e quindi disponibile al dialogo armonico con la continuità del tessuto urbano. Il fenomeno è talmente automatico, direi, che la consonanza tra antico e moderno diventa esplicita solo a livello viario o cartografico. In sostanza, richiamando quanto detto inizialmente sui molteplici esiti che il continuum urbano produce, siamo davanti a una integrazione spontanea, che però non sempre è chiaramente percepibile dal fruitore, il cittadino o il turista. Vi mostro senza altri commenti il ben noto Teatro di Pompeo a Roma, il Teatro di Vicenza, no? La ricostruzione appunto in rosso del parcellario attuale, no? Ottocentesco e attuale, in nero le strutture del Teatro Romano. E poi abbiamo gli anfiteatri di Pollenzo e Denafro, di Firenze e Lucca, con esiti urbanistici diversi. Riguardo al condizionamento operato sul tessuto urbano dalle forme avvolgenti, è chiaro che queste hanno una forte tendenza a sopravvivere per la notevole capacità di coesione che sviluppano, pur perdendo di frequente, come abbiamo visto, l'originaria funzione. Un altro esempio romano a riprova di ciò è il mausoleo di Augusto. Per la compattezza e la struttura, l'edificio ha suggerito le successive variazioni d'uso. Da sepolcro monumentale è diventato fortezza e poi, per svuotamento, giardino e quindi sede di spettacoli di vario tipo, anche corride. Potremmo dire che sia passato da scrigno a vassoio. È anche questo un caso particolare di inversione di spazialità. Fulcro ideologico della politica imperiale, a livello urbanistico esprime una polarità fortemente coinvolgente. L'originario isolamento della struttura cilindrica, schermata però da una fitta selva di alberi sempreverdi, come scrive il greco Straboni, è riemerso, pur con polemiche, nella revisione urbanistica moderna. Le indagini archeologiche condotte dalla sovrintendenza comunale dal 2006 hanno portato molti dati nuovi, sia sulla planimetria del mausoleo stesso, sia sulla densità del quartiere rinascimentale che era nato intorno. E sono dati fondamentali per il progetto di restauro e sistemazione che si sta ultimando. Quanto al tema dell'isolamento, una forma di esemplare malinteso si ha nella sistemazione che ha sopportato, bisogna dire, per vari anni la porta urbana occidentale di Rimini. Nel nuovo assetto viario della città, successivo alla Seconda Guerra Mondiale, la porta dava fastidio. Così si è demolito uno dei due fornici originari ed è stata smontata, decurtata in altezza e deportata in area centrale urbana, snaturandone la forma e la funzione senza alcun criterio. La struttura è tornata nella posizione iniziale e non proprio la stessa, per la verità, solo agli inizi degli anni 2000, con un risultato che possiamo vedere non è certamente dei migliori. In effetti, la scelta dell'isolamento di una struttura antica, anche per ripristino della situazione originaria, è un fatto di grave impegno culturale, e non è quasi mai una scelta felice. Quanto detto finora indica quale valenza abbiano i vuoti nella trama urbana.
strade e piazze articolano gli isolati e assicurano la funzionalità della città. Le modifiche del livello viario pesano sull'assetto urbano, condizionando a loro volta la visibilità o invisibilità della struttura antica, come si è intuito dagli esempi precedenti. Dunque, per il tema dei condizionamenti dei vuoti, sto andando avanti di corsa, dunque per il tema dei condizionamenti dei vuoti sull'ordito urbano, torno alla situazione generale delle terme di Diocleziano. In questo caso, le costruzioni umbertine ereditano e confermano quello che si era andato delineando nel corso dei secoli, cioè la conservazione del vuoto intorno al corpo centrale delle terme. L'enorme spazio libero, antistante gli ambienti caldi, era indispensabile per il funzionamento del grande impianto. Nella Roma di fine Ottocento si è riflessa così nell'urbanistica la continuità del rapporto tra pieni, corpo centrale delle terme, poi basilica, e vuoti, piazza Esedra, le strade e i giardini tra di loro. Sparisce solo l'aggetto del calidarium rispetto al filo del corpo centrale. Il risultato è l'effetto di una progettazione armonica condizionata dalle preesistenze, e questo si deve al progetto e all'attuazione del piano di Koch. Per uscire dall'Italia, una volta sola in questa relazione, uno dei casi più significativi è quello del Circo di Tarragona, dove l'arena è diventata piazza e i vani di sostegno alle gradinate hanno assunto valenze commerciali e o abitative, mantenendo comunque in gran parte le caratteristiche originarie. Sorvolo su esempi notissimi, il Circo Caminio, lo stadio di Domiziano, cioè piazza Navona ed altri. Nel senso di un'integrazione intenzionale di ispirazione recente va il caso di Pozzuoli, per un progetto di recupero e riuso del Tempio Romano e della cattedrale che ne aveva sfruttato spazio e volume. È un caso che cito spesso perché ne giudico esemplari i risultati anche nel campo di una felice collaborazione tra archeologi e progettista, di cui vedremo altri esempi nei prossimi giorni. Quindi non sempre c'è questa antitesi architetto-archeologo. Ma mi piace ricordare che i parametri del progetto erano stati fissati da Giovanni Carbonara. Sintetizzo la storia. Il Tempio Augusteo della città è già la ricostruzione di un tempio precedente. Nel VI secolo fu incorporato nella cattedrale di San Procolo, con ovvie anche se parziali demolizioni. Più pesanti furono gli interventi del XVII secolo. La rivisitazione della chiesa in termini barocchi condusse ad altre demolizioni, nascondendo inoltre quanto rimaneva dei muri romani sotto stucchi e decorazioni. Nella seconda metà del secolo scorso, una serie di fattori traumatici condusse la regione Campania a decidere di recuperare l'unità degli edifici, ripristinando la continuità architettonica e includendo, questo è importante, la riqualificazione dell'intero contesto urbano del distretto, il Rione Terra. Ciò ha significato la conservazione dell'assetto raggiunto nei secoli XVI-XVII, poiché le strutture medievali erano state cancellate dai ricorrenti terremoti e i crolli avevano determinato l'innalzamento del piano di calpestio, devo dire in modo provvidenziale per la conservazione della fase di vita romana. Ciò ha difatti consentito di portare in vista una vasta area archeologica sotterranea completamente indipendente dalla situazione epidermica. Ma non vi presento questa situazione. Torno al tempio che risaltava sul punto più alto del promontorio e che ha vincolato l'inserimento della cattedrale sulle basi ideologica, topografica e strutturale. Ovviamente conservato alla stessa quota è anche il portico a tre bracci che inquadrava il tempio e che ha condizionato l'insistenza delle murature successive. La relazione tra portico e tempio non si coglie in modo evidente però, perché il vuoto dell'area sacra è stato colmato quasi ovunque e si salvano solo settori dei lati lunghi.
Concludo su Pozzuoli mostrando un elemento che ci riporta al tema generale del convegno, l'integrazione. Il campanile è totalmente moderno. Un telaio parallelepipedo in vetro e acciaio schermato da elementi di terracotta. L'impatto è forte. Solo la posizione, un po' lontana, ma non è questa, è la cattedrale qui dietro, il punto di vista della fotografia era obbligato. Dicevo, solo la posizione un po' lontana dalla cattedrale aiuta a superarlo, ma davvero per questo rapporto a distanza non si può parlare di una transizione indolore. Riflettere su questo caso mi ha portato a chiedermi, vi giro la domanda forse ingenua ma sicuramente provocatoria, chi nascendo troverà questo contesto avvertirà lo stesso impatto che almeno io avverto? Mi domando se le chiese o anche solo le loro facciate accostate a campanili di epoche differenti, che sempre per restare a Roma abbiamo continuamente sotto gli occhi, abbiano suscitato a Roma lo stesso sconcerto. Vediamo. Torno un attimo indietro. È pur vero che il contrasto stilistico è quasi assorbito dal fatto che non c'è differenza materica. Si tratta, in genere, non certo in questo caso, di muratura tradizionale e quindi il divario cronologico diventa irrilevante. Rendo più... grazie. Rendo più lieve la chiusura del mio intervento. La forza dei condizionamenti, in questo caso orografici, è espressa dal Circo Massimo. La particolare forma del terreno, la lunga e stretta valle posta tra il Palatino e l'Aventino, quasi imponeva una pista equestre. L'uomo ha assecondato il suggerimento della natura. Il successivo abbandono come circo non ne ha cambiato la forma, che è rimasta come prepotente vincolo urbanistico. Sono stata sorpresa e molto piacevolmente che negli ultimi giorni il Circo Massimo abbia di nuovo ospitato una competizione equestre. Dopo essere stato utilizzato nei secoli nei modi più svariati, il circo sembra tornato alla sua originaria destinazione, a distanza di appena 2500 anni. Grazie. Muchas gracias, Luisa. Bueno, les comentamos que por razones de fuerza mayor, que tiene que ver con el alto cargo del próximo ponente, vamos a hacer un cambio con las dos últimas presentaciones. Jordi Treserras va a presentar ahora, porque es importante en sus tiempos, en este momento, y se los presento. Él es el profesor de la Universidad de Barcelona, coordinador del Laboratorio de Patrimonio y Turismo Cultural de la Universidad de Barcelona y actualmente es presidente de ICOMOS en España. Y nos va a hablar de los hoteles culturales, conservación del patrimonio y uso turístico, experiencias y buenas prácticas. Adelante, Jordi. Bueno, en primer lugar, agradeceros el cambio, ¿no?, que se debe a la erupción del volcán en la isla de La Palma, ¿no?, y que tenemos una reunión del comité de emergencia, ¿no?, y porque realmente, bueno, pues ha afectado más de 100 casas del patrimonio de arquitectura vernácula, ¿no?, y bueno, nos toca tocar emprender un plan de acción de emergencia, ¿no?, aunque ya sabéis que con la lava pues no se puede hacer nada, ¿no?, sino que esperar. Bueno, voy a compartir la pantalla de mi presentación. Y bueno, os quiero compartir un proyecto que llevamos realizando desde hace bastante tiempo y que forma parte de una estrategia de sinergias entre, por un lado, la UNESCO y, por otro lado, la Organización Mundial del Turismo, ¿no? Sobre todo
para generar sinergias, ya sabemos que turismo sostenible como tal pues no existe, ¿no? O sea, lo que pasa es que tenemos que trabajar con un turismo lo más sostenible posible, ¿no? Y evidentemente cuando hablamos de hoteles culturales, ¿no? De la conservación del patrimonio por el uso turístico, para la transformación de un hotel, como habéis comentado, pues hay un cambio de uso. O sea, se pierde ese elemento básico, ¿no? Que es el espíritu del lugar, ¿no? Es decir, una hacienda pues se construyó como explotación agrícola, para la residencia de sus propietarios, a lo mejor no a tiempo completo, y de sus trabajadores, pero no cuando se transforma en un hotel, pues evidentemente a veces nos hace falta ese relato que va asociado, ¿no? Y en este caso, pues Blanca Paredes conoce muy, muy bien, porque ha sido un tema de su trabajo, ¿no? Comentarles que para es clave en todo proyecto de activación turística a partir del patrimonio que haya unas políticas, que haya unas estrategias y unos planes operativos, ¿no? Y sobre todo que se cumplan. Porque muchas veces vemos muchas buenas intenciones, ¿no? Pero al final vemos que el patrimonio siempre es el que, como yo digo, somos como la hermanita pobre, ¿no? Dentro de los sectores de desarrollo, y pocas veces tenemos presión, ¿no? Como para que se puedan cumplir nuestros objetivos, ¿no? Pero bueno, en una estrategia, sobre todo a largo y a medio plazo, pues se puede conseguir, ¿no? Obviamente, trabajamos con el trasfondo, ¿no? De los objetivos de desarrollo, los 17 objetivos de desarrollo. Pero cuando uno lo ve, por ejemplo, desde UNESCO, hay una visión muy cultural, desde turismo una visión muy turística, y realmente pues tenemos que buscar los encajes, ¿no? Obviamente, el punto que más nos ocupa dentro de los objetivos es el 11, y es en el que trabajamos, ¿no? para la protección y la salvaguarda de nuestro patrimonio cultural, ¿no? Y los hoteles culturales pues serían uno de estos encajes dentro del objetivo 11, pero vinculado con otros, ¿no? que podemos comentar más tarde. ¿Qué son los hoteles culturales? Pues bueno, el hotel cultural es un establecimiento hotelero que lo que quiere es diferenciarse a través de su apuesta por la cultura, ¿no? Bien sea por el patrimonio, es decir, hoteles con historia, es decir, hoteles que pues tienen 50, 75, 100 años o más. Tenemos el caso, por ejemplo, del Parador de los Reyes Católicos en Santiago de Compostela, que es un hotel, un sistema, dijéramos, de alojamiento que perdura desde el siglo XV, ¿no? Es uno de los hoteles con mayor edad del mundo, ¿no? Pero bueno, también hay hoteles que se realizan para darle nuevas funciones a equipamientos patrimoniales, ¿no? Como por ejemplo, pues, exconventos, incluso pues, explazas de toros, o incluso, pues, como hemos comentado antes, haciendas, palacios, edificios históricos, pero luego veremos también que hay otros, ¿no? Que apuestan por la arquitectura vernácula, que también es importante pues, señalar, ¿no? Hoteles que apuestan por la creatividad, ya sea a través del arte, de la artesanía o del diseño, y por otro lado también hoteles que apuestan por la gastronomía, ¿no? También hay hoteles que juntan un poco todos estos elementos, ahora lo veremos con ejemplos. Se diferencian de los hoteles convencionales porque tienen una persona a cargo, que se llama, bueno, conserje cultural, pero que puede ser una persona pues, con estudios de arquitectura, de arte, de arqueología, de gestión cultural, ¿no? Que se encarga pues, de una programación, bueno, de mantener, en el caso de los hoteles patrimoniales, como veremos, de llevar a cabo una programación cultural anual. Y sobre todo pues de generar experiencias para que las personas que se alojan las puedan realizar dentro del hotel o en el entorno donde se encuentran, ¿no? En algunos casos pues gestionan desde museos a espacios expositivos o a tiendas singulares de personas dedicadas a la artesanía o al diseño locales, ¿no? Estos hoteles, como os decía, pueden ser hoteles patrimonio. En el caso de España, por ejemplo, tenemos la experiencia de Los Paradores, una iniciativa que surge a finales de 1927, pero que dijéramos con la primera apertura del primer parador en el 28, pues se inicia así una red dedicada pues, a la salvaguarda del patrimonio cultural a partir de ese uso hotelero, y la red es una empresa pública y perdura hasta hoy, ¿no? Veis, por ejemplo, bueno, pues este es el caso del parador, el castillo de Cardona, ¿no? Que mantiene en ese caso su uso para cultural, como equipamiento cultural, y también por otro lado pues, su uso turístico en la parte que está dedicada al hotel, ¿no?
Y aquí también el caso de Cardona, que tiene su iglesia, mantiene también en ese caso su uso sacro, que es la única parte que podríamos decir que mantiene ese espíritu de lugar, ¿no? Los paradores pues se realizan también toda una serie de programaciones locales de la cultura, pues manifestaciones artísticas. En este caso, pues por ejemplo, los del sur de España pues tienen una temporada coordinada de flamenco, los de Cataluña, por ejemplo, pues con la cultura popular y tradicional catalana. Es decir, se van buscando también actividades para vincular con la cultura local, ¿no? Y paradores pues, es un ejemplo que han desarrollado su propia implementación de la Agenda 2030. En el caso que estéis interesados, pues con mucho gusto os podré compartir esa experiencia, ¿no? En el caso de la ciudad de Barcelona, pues el propio gremio de hoteles creó una categoría que es la de hoteles monumento para diferenciarlos aquellos que están en el inventario del patrimonio arquitectónico de Cataluña o en el inventario del Ayuntamiento de Barcelona, o que forman parte del inventario de bienes culturales, ¿no? Es interesante porque uno de los criterios que tienen estos hoteles para estar incluidos es que tienen que tener un plan de conservación. Un plan de conservación que no solo cubre la conservación preventiva, ¿no?, y el mantenimiento, sino también un plan de intervención multianual, ¿no? Casos, por ejemplo, el caso del Hotel 1898, en la antigua fábrica de tabacos de Filipinas, en las Ramblas de Barcelona, el Hotel Aray, que estuvo vinculado también al gremio de producción textil, Casa Fusté, o bien también hay otras redes, por ejemplo, en el caso de Cataluña hay una asociación de propietarios de castillos y bienes catalogados de Cataluña, es una asociación de privados, que tienen una categoría que es la de hoteles con historia, ¿no? Aquí en la imagen veis el Hotel Diana, es un hotel pues, como de, ubicado en la costa, en Tosa de Mar, ¿no? Y que pues, juega un poco, articula pues, la conservación del patrimonio, aunque... las intervenciones que se han realizado pues, han modificado pues, ese uso de una casa, de una vivienda, de una familia, ¿no?, a su uso hotelero y pues, se han producido pues, determinadas modificaciones de estructura, ¿no? Por ejemplo, una de las propuestas que planteábamos era que a través de realidad virtual pues, se puedan ver cómo eran antes estos equipamientos, ¿no?, para, sobre todo en pro pues de ese espíritu que a veces hablan, ¿no?, de vamos, estamos preservando la autenticidad, ¿no?, y en cambio lo que ves pues no es lo que se correspondía a esa autenticidad, ¿no? Entonces pues yo creo que hay mucho trabajo por hacer, ¿no?, a través de sistemas de interpretación o de mostrar cómo eran esos edificios antes de ser intervenidos, ¿no? En el caso de China, por ejemplo, existe una cadena, la Silk Road Hotel Management, que está trabajando pues, con varios hoteles en edificios patrimoniales también. En este caso sí que es bien complejo, ¿no?, porque en Asia el tema de la autenticidad, sobre todo con estructuras de madera, ¿no?, pues para ellos la intervención en estructuras de madera es reemplazarlas por otras nuevas, ¿no? Entonces el concepto este de patrimonio, que para nosotros es intentar mantener al máximo, ¿no?, todos los elementos que forman parte del bien, pues nos genera estas controversias, ¿no?, cuando en lo que hay intervención pues se refiere a este tipo de equipamientos, ¿no? Un caso interesante también es el caso del Palacio Nazarenas en el Cusco, en el Perú. Es un hotel que sobre todo se caracteriza por la pintura mural y lo interesante de este hotel es que tiene un conservador de plantilla fijo, es decir, una persona que es especialista en conservación de patrimonio y especialista en pintura mural, ¿no? Realiza cada día visitas para las personas que están alojadas en el hotel y para aquellas personas que quieren conocer la casa. No cobran entrada. Y lo que hacen es que, dijéramos, reciben donativos y con esos donativos pues, pueden realizar también acciones de conservación en otras iglesias del Valle Sagrado del Cusco, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, pues, bueno, recepción y ese concierge cultural que está apartado, está en otro espacio, ¿no?, que asesora a las personas que están alojadas allá para que puedan conocer, pues, hacer rutas culturales, visitar galerías, visitar museos, sitios arqueológicos, en colaboración, pues, con expertos y empresas locales, ¿no? Otro caso
emblemático, pero que plantea pues también a veces el tema de la accesibilidad, ¿no? Y ahí sí que el grupo de la UADI conoce muy bien, ¿no? Es el caso de las haciendas pues, que fueron recuperadas por Banamex y que ahora forman parte de esa de la llamada de haciendas, ¿no? O de, que forman parte de la Luxury Collection, ¿no? Pues son haciendas, cinco haciendas en la península de Yucatán, que se han convertido en hoteles de lujo. Aquí sí que encontraríamos esos temas de la accesibilidad, ¿no? Que se ha conseguido un poco articularla a través de la Fundación Haciendas del Mundo Maya para generar propuestas de articulación con el territorio en el que están inseridos, ¿no? Para generar oportunidades para esas comunidades y también con propuestas de accesibilidad, ¿no? Ahora que estamos trabajando en un proyecto en Yucatán, pues estamos viendo si realmente pues, se puede trabajar con ese mantenimiento, ¿no? De estas categorías de haciendas en hoteles de lujo, ¿no? Con también propuestas para que la ciudadanía pues, pueda visitarlas o pueda conocerlas, ¿no? Y aquí entraríamos en otros casos, ¿no? Caso, por ejemplo, de una propuesta que está en Ekbalam, también en el estado de Yucatán. En este caso es una propuesta de la comunidad maya que habita cerca del sitio arqueológico en Unajilak Balam, que ellos están trabajando con una propuesta de conservación de la arquitectura vernácula, en este caso pues las viviendas tradicionales mayas, que es donde viven ellos también, pero para uso turístico, ¿no? Es decir, para mantener pues, sobre todo las técnicas y que puedan pues, tener una experiencia diferente, ¿no? Esto también formaría parte de estas propuestas de trabajar también con, serían equipa, bueno, de hoteles culturales, ¿no? Otro caso son los hoteles de arte. Este es el caso, por ejemplo, del Hotel Literario, ¿no? Óbidos en Portugal, que es ciudad creativa de la UNESCO por la literatura, y se intervino una iglesia que se ha transformado en hotel. Y justo pues aquí pueden ver que en la línea de responsabilidad social del hotel pues se ha creado funciona en la biblioteca pública, ¿no? de la localidad, y es, bueno, es un tema de generación de sinergias, ¿no? Otras propuestas, en este caso, del Hotel Abades en Granada, que era un hotel pues, de ciudad, de diseño, pues podemos decir aquellos de no lugar, ¿no? Y que como Granada es ciudad creativa de la UNESCO por la literatura, y por otro lado pues, se han articulado con el Festival de Música y Danza de Granada, han tematizado las habitaciones en relación a la música y la literatura, ¿no? Y en este caso, pues lo que han hecho es sobre todo fomentar el festival que se realiza en la Alhambra, en este caso pues en los jardines de la Alhambra o en el Palacio de Carlos V, ¿no? Y este hotel pues se ha integrado al círculo de mecenado de 20 empresas, de 30 empresas, perdón, que patrocinan el festival. Y sobre todo, bueno, a partir de la crisis que hubo en España en 2010 más o menos, ¿no? Y que han permitido pues, darle viabilidad al proyecto. Los hoteles de diseño, pues es otra categoría. En este caso, pues pongo algunos ejemplos. Este es Casa Bonai, que ocupa pues, un hotel de finales del siglo XIX, que no se construyó para ser hotel, era una casa de viviendas y se ha transformado en hotel, apostando por, sobre todo por jóvenes diseñadores y diseñadoras de la ciudad de Barcelona, ¿no? Pues, combinando pues, la recuperación patrimonial con el diseño y también, con, en este caso, pues, con la creatividad, ¿no? Hay redes también, como por ejemplo Design Hotels, que tiene pues, acciones, en el caso de México, pues, en la Condesa, con el Condesa de Efe, con el Casa Malca, ¿no? Cerca de Tulum, o el Hotel Escondido, ¿no? En este caso de los hoteles más en medio rural, pues están trabajando para el mantenimiento sobre todo de técnicas de construcción, pero dándole, pues, combinando tradición con innovación y una mirada más contemporánea, ¿no? Ya para finalizar, los hoteles gastronómicos, pues encontraríamos casos como este, Casa Gangotena, en Ecuador, que también pues, fue una intervención en la Plaza de San Francisco, en Quito, Ciudad Patrimonio Mundial. Se recupera esta casa de finales del siglo XIX como hotel. Involucra a población del barrio, pero sobre todo la gran innovación que tiene este hotel fue la apuesta por la gastronomía local, ¿no? Únicamente se sirven platos de la gastronomía quiteña, ecuatoriano-quiteña. Y lo que hacen es que acompañan, bueno, tienen todo un programa de los platos según el calendario y explican, pues en este caso, pues veis la colada morada, las guaguas de pan, que es para el Día de Muertos,
y explican, hacen talleres tanto para los que están alojados como para los, las personas que quieren ir de la ciudad, que sean residentes o turistas. Incluso ellos por las mañanas organizan unas visitas a, a los comercios del barrio, a los que las personas que están alojadas allí también pueden sumarse, o gente también puede sumarse previa inscripción. Y de esta manera pues mantienen vivo ese espíritu comercial, apoyando incluso pues iniciativas de turismo comunitario como esta de Caminos de San Roque, ¿no? Que lo que hace es articular al negocio, los negocios de, tradicionales de, del barrio con visitas gestionadas por gente de la misma comunidad, ¿no? En el caso de Cataluña se creó una marca, la de hoteles gastronómicos también, que iba asociada en este caso a, a potenciar también la cocina catalana. Se creó en este sentido pues un libro que recogía un poco el corpus de la gastronomía catalana con más de 1000 recetas para que de esta manera hubiera, bueno, se pueda trabajar con una marca de calidad reconocida a nivel regional por la Unión Europea, y en el que, por ejemplo, en esos establecimientos que todos están en hoteles rurales tienen que garantizar que el 40% son productos de proximidad, 40% productos de cocina catalana y 51% de vinos catalanes, ¿no? Y bueno, un ejemplo de ellos es el de Tossa de Mar, que es la localidad donde vivo yo, ¿veis? Un enclave patrimonial. Y aquí pues hay uno de estos hoteles gastronómicos, que es Casa Granados, lo que eran unas antiguas casas de pescadores que fueron unidas para la residencia de la hija de Enrique Granados, el compositor, y que luego fue vendida y transformada en hotel, ¿no? Esa suma de relatos y de intervenciones sobre el patrimonio creemos que es muy importante poderlas también explicar, porque cuando uno se aloja, por ejemplo, en este hotel y dice que eran antiguas casas de pescadores, la gente se piensa que los pescadores vivían pues relativamente bien, ¿no? Y claro, corresponde a la intervención para una residencia de verano hecha en los años 30. Es decir, a veces nos faltan esos puntos, ¿no? de ir complementando también la información para explicar realmente pues, dónde nos encontramos y a pesar de que hay estos esfuerzos, ¿no? por posicionar al patrimonio, falta a veces ese relato, ¿no? Y sobre todo, ¿quién lo construyó? ¿Quién intervino? ¿Quién hizo las intervenciones arquitectónicas? Ya que es gente interesada por el patrimonio y por tanto también le interesa pues, esa parte de la historia, ¿no? Esa es la parte gastronómica. Ya por último, comentarles un ejemplo de un hotel que puede mezclar diferentes ámbitos, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del Swatch Artist Hotel, que está en Shanghai. Ocupa un edificio del Shanghai, dijéramos, europeo, un edificio construido entre 1906 y 1908, que fue rehabilitado para instalar el hotel, que es una alianza entre esta cadena y la Fundación Suiza Swatch. Han destinado dos plantas del hotel a residencia artística. La Fundación Swatch paga el viaje de los artistas en residencia, ya que pueden estar hasta 6 meses, ¿no? Y la gente pues, que está alojada allí puede visitar a los artistas en su taller, y por otro lado también pues, se participa de la dinámica del Shanghai Design District, ¿no? que es donde está ubicado ahora este hotel, ¿no? Entonces combina un poco pues, el hotel de patrimonial, el hotel de diseño y el hotel en este caso de arte y el gastronómico, ya que pues, se trabaja con esta también, hay un restaurante que trabaja el tema de la cocina fusión. Y bueno, para acabar, deciros que bueno, lo importante es tener una hoja, generar políticas, estrategias y planes operativos, ¿no? Y aunque lo que os he presentado puede parecer que son ejemplos, pues experiencias de buenas prácticas, ¿no? Yo creo que a pesar de todo, pues tiene que mejorar el tema sobre todo de explicar, ¿no? ese proceso de la conservación y sobre todo el espíritu del lugar para saber pues, quién ha vivido en estos espacios, ¿no? Cómo se ha ido evolucionando y cuáles han sido las intervenciones realizadas. Pues muchísimas gracias y os agradezco de verdad pues, que me hayáis permitido hacer ese cambio, ¿no? Porque, bueno, como os comentaba, pues tenemos ahora tenemos un reto bien importante, que es cómo actuar en esta zona de patrimonio en conflicto, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jordi. Muy amable y muy buen tiempo de presentación. Y bueno, nuestro último trabajo lo presenta María Carla Soma, que es profesora de Arqueología Cristiana y Medieval en el Departamento de Ciencias Psicológicas de la Salud o de
e del territorio de la Universidad Gabriele D'Annunzio di Chieti. Ella nos va a hablar del municipio romano de Corfinium, un caso de transformación urbana entre antigüedad y contemporaneidad. Adelante, María Carla. No te escuchamos, vemos la pantalla, pero no te escuchamos todavía. No, no escuchamos, no sé si estás hablando. María Carla. Dicevo, introduco con questa esemplificazione un altro problema che è quello, come dire, del rapporto del centro antico con la situazione contemporanea, che è molto diversa da quella di partenza, con tutta una serie di problematiche, diciamo, relative alla fruizione. Ora, siccome che diciamo, con gli organizzatori il mio intervento è stato collocato all'interno della parte di topografia, logicamente il mio intervento si occuperà più degli aspetti topografici, urbanistici, di, diciamo, storici, che non delle problematiche diciamo, fruizione e comprensione oggi di questo contesto, che, diciamo, a cui un po' diciamo, dedicherò proprio l'ultima parte del mio intervento. Allora, Corfinio, anche soprattutto per i nostri, diciamo, che ci ascolta dall'altra parte dell'oceano, è oggi un piccolo paese, un comune con 2000 abitanti, che si trova praticamente quasi al centro proprio dell'Italia. E proprio questa posizione baricentrica di Corfinio, che praticamente si trova a metà della retta che idealmente collega Roma alla costa adriatica, che diciamo in età augustea, compreso nella Reggio IV, si trova nella parte settentrionale della conca di Sulmona, in provincia dell'Aquila oggi. E proprio questa sua posizione lungo il tracciato della via Tiburtina Valeria, che collegava appunto Roma allo scalo di Ostia Terni sull'Adriatico, è stata un po' la sua fortuna dal punto di vista insediativo, già a partire dalle trappole romane, ma poi soprattutto, diciamo, a partire dalla tarda età repubblicana in poi. E diciamo, questo ha fatto sì che il centro avesse importante ruolo in diversi momenti del suo sviluppo. Uno appunto è quello tardo repubblicano, quando il centro diventa capitale della Lega Italica durante la guerra sociale. Successivamente, durante la guerra civile, è il luogo in cui Pompeo sostanzialmente si asserraglia e c'è lo scontro finale con Cesare, quindi abbiamo anche questo fatto storico legato a questo centro. Ma altri momenti importanti hanno interessato questa città nella fase invece successiva, a partire dalla tarda antichità e dall'alto medioevo, quando, come vedremo, con una radicale trasformazione urbanistica, l'antico municipio diventa prima sede diocesana nella tarda antichità e successivamente sede calzadale in età longobarda. L'ultimo rilevante momento di questo sviluppo si ha alla fine dell'undicesimo secolo, qui ancora, diciamo, la viabilità per dare idea di quanto sia centrale nei, diciamo, nei rapporti territoriali dell'Italia centrale, quando, diciamo, alla fine dell'undicesimo secolo, probabilmente sotto l'imminente conquista normanna e anche, diciamo, la riforma gregoriana con il rafforzamento dell'autorità vescovile, portano all'ultima grande trasformazione di questo centro, di cui ci restano oggi sostanzialmente come eredi il meraviglioso complesso romanico di Valva e il centro storico dell'attuale abitato, fondato proprio all'epoca, alla fine dell'undicesimo secolo, come castrum con il nome di Pentima, denominazione che rimane all'abitato fino al 1928, quando nel nostalgico revival della romanità operato dal fascismo riacquista il nome di Corfinio. Tutta questa mia sottolineare i termini con cui viene definito questo municipio, vedremo, non è irrilevante nella storia della città.
Ora, se volessimo inquadrare Corfinio all'interno di quella classificazione che tanto amiamo noi archeologi medievisti, che definiamo appunto i destini della città nel passaggio dall'antichità al medioevo, tra città, continuità di vita, abbandonato, di nuova fondazione, dovremmo catalogare questo centro tra le città abbandonate. Se consideriamo che il municipio di Corfinio, così come lo conosciamo nell'età romana, con questa denominazione scompare nel corso dell'alto medioevo, per riapparire in qualche rara citazione tra undicesimo e dodicesimo secolo, più come ripresa adotta che come riferimento realisticamente utilizzato per individuare un centro vero e proprio. E proprio questo, proprio seguendo il dato toponomastico, reso parlante dai dati archeologici emersi in questi ultimi anni, che si coglie la complessa vicenda di questo insediamento, che non può certo essere liquidata con uno sbrigativo giudizio di abbandono, e per cui io direi oggi più che altro di parlare, di collocare Corfinio in realtà più tra i centri a continuità di vita che non a quelli abbandonati. Anche se, come vedremo, già nell'alto medioevo l'aspetto di Corfinio doveva essere molto diverso da quello di epoca romana, tanto diverso da determinare anche il cambiamento della sua denominazione. A fronte di un passato così blasonato, la storia delle indagini su questo centro è fatta di luci e ombre, di momenti di intensa attività di scavo, di lunghi periodi di stasi. Riassumendo brevemente i passaggi salienti, ricordo che il municipio è al centro delle indagini di Enino tra 800 e 900, del dettagliatissimo lavoro dell'84 di Van Bonter per la Forma Italie, ed è stato oggetto poi di indagini archeologiche sistematiche dalla fine degli anni 80 e gli anni 90 del secolo scorso, in particolare nell'ambito di un ambizioso progetto per l'epoca di archeologia urbana, con l'obiettivo di creare un parco archeologico che vide allora impegnati, oltre al Comune e alla Sovrintendenza, l'Università di Roma La Sapienza con Edoardo Tortorici e quella di Chieti con Anna Maria Giuntella. Dopo un'interruzione di quasi 20 anni, nel 2013 le indagini sono riprese sotto la direzione di chi vi parla nell'ambito di un progetto dipartimentale che ha visto anche impegnati i colleghi Sara Santoro, purtroppo prematuramente scomparsa, Sonia Antonelli e Vasco La Salvia. Nonostante questa lunga tradizione di studi, la ricostruzione dell'assetto urbano del municipio romano presenta ancora ampie lacune, a partire anche dal riconoscimento di alcuni capisaldi essenziali, quali la posizione del foro, l'esistenza e l'eventuale andamento del circuito murario, nonché la dislocazione dei più importanti edifici pubblici. A fronte di una carta archeologica, qui oltretutto non particolarmente aggiornata, decisamente nutrita e ricca di ritrovamenti puntuali, manca ancora un dettagliato disegno urbano. Al momento i principali edifici noti e di cui sono visibili le strutture sono, in primo luogo, il teatro. Non abbiamo parlato tanto di teatro fino adesso, con un interessante caso qui di conservazione urbanistica, oggi di fatto la piazza del paese corrisponde a quella dell'orchestra, del teatro, e poi abbiamo le solite case costruite sulle strutture del teatro. Un tempio sulla via di Pratola, che è una delle strade principali antiche della città, di cui si conserva il basamento, collegato con questo tempio ci sono una serie di edifici che non sono praticamente mai stati studiati, con una serie di stratigrafie murarie molto complesse. Poi, diciamo, questo è il complesso che è stato indagato maggiormente nell'epoca romana negli ultimi, diciamo, nei lavori degli anni 90, che è questo complesso oggi ancora senza una certa destinazione d'uso, che ha questi ricchissimi mosaici pavimentali, è affiancato da un piccolo impianto termale e sul retro è chiuso da una serie di taverne che affacciano su una strada lastricata, una delle poche che oggi sono visibili, diciamo, dell'impianto antico. Poi abbiamo questa area, più che altro, che è stata identificata come il macellum e che negli ultimi anni abbiamo cominciato a indagare, diciamo, allargando un po' le indagini, cercando di capire un po' meglio in realtà di cosa si tratti. E uno forse degli edifici più enigmatici di Corfinio, questa enorme area recintata di forma rettangolare che si trova nel suburbio meridionale della città e di cui, diciamo, appunto a lungo si è dibattuta la destinazione d'uso e oggi, diciamo, è stata identificata con un campus militare, con una grossa praticamente monumentalizzazione di età augustea, grosso modo, questo è quello che oggi si ritiene. A questo si affiancano una serie di importanti monumenti funerari che diciamo sono dislocati lungo sostanzialmente il tratto meridionale della via Tiburtina Valeria di accesso alla città.
Ora, a questi dati, diciamo che le indagini recenti hanno portato delle importanti completamenti, potremmo dire così. In realtà gli scavi che sono stati avviati addirittura nel lontano 1988 erano stati avviati con l'intento di chiarire le fasi del complesso episcopale e al massimo, diciamo, le fasi tardo-antiche della città. E invece si sono dimostrati fondamentali per ricostruire le fasi di trasformazione tardo-antiche e alto-medievali della città e quindi anche dei destini, a mio avviso, della città romana. Gli scavi hanno interessato prima un vecchio saggio operato al momento dei restauri all'interno del complesso Valvenze negli anni 70 e poi, come lo vedete qui dalla foto da drone, l'area retrostante del complesso Valvenze. Qui si sono potute riconoscere una serrata sequenza di fasi che, a partire dalla tarda antichità, trasformano questo lembo del suburbio meridionale del municipio romano, posto a ridosso dell'area probabilmente urbana, nel fulcro dell'insediamento, almeno fino al 1000. Già in epoca imperiale questa parte del suburbio era attraversata dalla Tiburtina Valeria, era caratterizzata dall'uso funerario piuttosto intenso, abbiamo visto prima i mausolei, e a questo, e il recinto anche del campus che ho fatto vedere prima, a questo uso nell'età tarda antica si aggiungono anche alcuni importanti impianti artigianali, tra cui questa officina per la produzione di ceramica che poi diciamo è stata inglobata nelle strutture successive. E poi diciamo c'è anche lo sviluppo assolutamente dell'uso funerario che viene potenziato in età paleocristiana, in età tarda antica, con l'inserimento di una tomba martiriale all'interno della preesistente area funeraria pagana. La tradizione successiva porta a identificare questo personaggio posto all'interno di questo cimitero con il zampellino noto nel IX secolo e a cui ancora oggi è legato diciamo l'edificio attuale. In un lasso di tempo che, ecco, questa è l'area funeraria tarda antica all'interno del complesso e parte che si era conservata fuori. In un momento che possiamo collocare sul dato, diciamo, archeologico tra la metà del V e gli inizi del VI secolo, l'area funeraria che si era sviluppata appunto con questa presenza della tomba venerata viene a essere compresa in un recinto fortificato realizzato in grandi blocchi di recupero legati da malta di forma quadrangolare con accesso carraio, ecco qui, un po' la ricostruzione, da ovest, servito da un diverticolo che si staccava dalla Tiburtina Valeria con torri aggettanti agli angoli, una delle quali li utilizza uno dei mausolei romani preesistenti. Il lato orientale della fortificazione viene a coincidere con il lato occidentale del recinto del campus, nel quale viene aperta un'ampia porta inquadrata da due ante, delle quali sono stati ritrovati i resti a livello di spiccato di fondazione, e attraverso la quale transitava la strada glareata rintracciata in diversi punti e che si partiva dalla porta occidentale. Un progetto di ristrutturazione di questa portata nel suburbio del municipio trova spiegazione e confronto solo nella necessità di fortificare l'area connessa con la tomba venerata e dall'altro di collegare quest'ultima con il campus, le cui caratteristiche costruttive di impianto dovevano renderlo particolarmente idoneo ad una rifunzionalizzazione in senso difensivo sul modello di quel castro urbano realizzato in diverse città romane proprio nel medesimo periodo. In questo modo si viene a creare una zona che si caratterizza da una parte per le sue opere difensive e dall'altra per la presenza ravvicinata di almeno due porte poste in una posizione ben distinta anche dal punto di vista urbanistico e topografico dal resto della città romana. Proprio la presenza delle porte deve aver portato all'affermazione del toponimo Valva per identificare questa parte dell'insediamento, se si accetta il significato attribuito dai linguisti al lemma di Valva come elemento di porta. La documentazione archeologica e quella delle fonti scritte permette di collegare a quest'area così riorganizzata anche la residenza delle principali autorità che a partire dalla tarda antichità svolgono le loro funzioni di governo del territorio. Oltre al vescovo attestato per la prima volta alla fine del V secolo, a partire dall'VIII le fonti attestano l'esistenza di un Gastaldo di Valva e dal X secolo quello di un conte. All'interno del recinto fortificato, addossato al suo lato occidentale, fu costruito alla metà
Entro la metà dell'VIII secolo, un grande edificio a pianta longitudinale, sviluppato su due piani. Di esso, oltre alla planimetria ricostruita, rimangono pochi lacerti di muri e piani pavimentali, per arrivare a una ricostruzione architettonica più puntuale. Ma la posizione, la grandezza, portano a identificarlo con sicurezza con una costruzione di prestigio legata all'autorità gastaldale. Il dato archeologico permette quindi di fornire ben precisi dati topografici e monumentali per localizzare e definire l'abitato di Varda. Ma l'affermazione di questo toponimo permette, a mio avviso, di stabilire anche altro relativamente all'evoluzione urbana di Gorfin. La necessità di definire con altro toponimo la nuova realtà insediativa indirettamente fa intuire che la Gorfinio romana doveva in quel momento ancora esistere e costituire ancora una forma di abitato stabile e strutturato, altrimenti il nuovo centro non avrebbe avuto il bisogno di distinguersi da esso, avrebbe potuto ereditarne semplicemente l'appellativo. D'altra parte, nel momento in cui le attestazioni documentarie si fanno più numerose, Valva, in quanto luogo a cui sono legate le principali funzioni amministrative, finisce per prevalere a totale discapito di Gorfinio, ormai probabilmente profondamente modificata anche sul piano monumentale e insediativo, perlomeno sicuramente come luogo di residenza, diciamo, del potere sia laico che ecclesiastico. La situazione mutò probabilmente alla fine del X secolo con la progressiva affermazione dei conti dei Marsi e il conseguente avvio del processo di incastellamento. Da questo momento in poi il potere laico, sebbene faccia proprio il toponimo Valva, per cui i conti dalla fine del X secolo prendono il nome di conti di Valva, non utilizzano più probabilmente il palazzo, perché non risulta mai che risiedano in questo palazzo. Questo cambiamento deve però aver influito sulla conservazione del palazzo e forse di tutta l'area, diciamo, ad uso laico di Valva, perché invece questa, da questo momento in poi, sembra rimanere legata esclusivamente all'autorità vescovile. Alla fine dell'XI secolo, ecco qui, questa è una proposta, diciamo, un po' ricostruttiva delle varie trasformazioni di Valva a partire dall'età romana, con gli elementi appunto del campus e del mausoleo che viene poi riconvertito in torre del recinto tardo antico, il palazzo alto medievale e poi le strutture, diciamo, di fine XI che di fatto obliteranno tutte queste fasi precedenti. Infatti, alla fine dell'XI secolo è il vescovo Trasmondo ad intervenire in prima persona nella ricostruzione del complesso episcopale e, come gli scavi hanno chiaramente dimostrato, il suo cantiere opera in completa libertà nell'area del palazzo e della fortificazione tardo antica, determinandone la quasi totale distruzione, segno evidente della piena disponibilità che aveva su tutta l'area. Ulteriore prova della gestione ormai solo vescovile di quello che era stata la città di Gorfinio prima e di Valva dopo è fornita dal fatto che Trasmondo, oltre ai lavori nella sede diocesana, promuove anche la fondazione di un castrum, quella pentima che da quel momento andrà a costituire il nuovo nucleo insediativo, occupando la zona dell'antica acropoli romana a circa un chilometro da Valva, e qui lo vedete bene nell'immagine la distanza tra i due luoghi, segno evidente del controllo assoluto ormai del vescovo nell'area dell'antico municipio romano. È questo piccolo castello, costruito sui resti del teatro della città romana e della sua acropoli, che eredita la lunga tradizione insediativa di Gorfinio alle soglie del basso medioevo. Anche qui, come a Valva, Trasmondo opera sfruttando probabilmente una situazione già in qualche modo strutturata, dando unità e integrando, in base a un progetto preordinato, quello che nel tempo si doveva essere agglutinato attorno al grande edificio del teatro, secondo modelli di rifunzionalizzazione degli edifici per spettacolo che ben conosciamo per la tarda antichità. L'operato del vescovo rende la trasformazione di questo lembo della città romana con il suo monumento in un insediamento nuovo, un castrum, in linea con quel processo di incastellamento che da qualche decennio stava investendo anche la Conca Peligna. Questo ultimo passaggio è il punto di arrivo della lunga parabola che ha interessato il municipio romano di Gorfinio. Questa parabola è durata 5 secoli, limitandoci alle fasi successive a quella imperiale. Possiamo dire tanto può durare la fine di una città. Un percorso fatto,
scusate, mi faccio vedere prima questa, un percorso fatto di slittamenti, vedete diciamo in giallo quello che doveva essere grosso modo l'area della città romana, il suo slittamento poi verso l'area di Valva e poi diciamo la riacquisizione di una dimensione semiurbana con la creazione del castello. Un percorso fatto di slittamenti, di accentramenti e spostamenti che hanno portato lentamente al consumo e infine alla frantumazione della città antica, lasciando in eredità una sede diocesana senza città di riferimento e un insediamento fortificato privo della dimensione urbana. E posso tornare indietro, vediamo se ci riesco. Significativo è che nella Galleria delle Carte del Vaticano, nella carta della riporta al territorio abruzziense, Valva è rappresentata così, praticamente con il grande recinto del campus che secondo me è rimasto sempre visibile, lo è visibile ancora oggi in maniera abbastanza evidente, e il centro di Pentima invece qui alla periferia. Però diciamo la dimostrazione che ancora, diciamo, al momento in cui viene redatta la carta del Vaticano, c'è il ricordo di questo grande recinto che caratterizza la fase, diciamo tutta la fase alto medievale del municipio di Corfina. Ora, questo diciamo è il portato della ricerca, la ricostruzione archeologica. A questa poi giustamente si è affiancato in questi ultimi anni tutta un'intensa attività, oggi così diciamo oggi, di disseminazione per far conoscere al grande pubblico, soprattutto ai cittadini di Corfino, il loro passato. E dall'altra parte si è aperta anche quella che ancora oggi posso definire veramente una grande sfida, cioè quella di trovare il giusto linguaggio per rendere fruibile, comprensibile tutto ciò. Quindi diciamo quali sono gli interventi migliori per rendere tutto ciò chiaro e visibile. Abbiamo fatto degli incontri, qui sono le locandine di due incontri che avevano proprio questa finalità, sostanzialmente cercare di ricucire un tessuto urbano, tra l'altro, e questa è l'ultima sì, che ho, che l'ho fatto sulla base di Google, diciamo da quella situazione che avete visto, soprattutto dagli anni 60 e 70 del secolo scorso, si è andata sempre più slabbrando con questa diciamo trascimazione dell'abitato fatto di villette, casette di scarsa qualità. Oltretutto alcuni diciamo diremmo ecomostri, ci sono queste due ville che sono enormi, che sono proprio a ridosso del complesso romanico, che sono state bloccate, non sono state finite, però sono rimaste lì questi scheletri proprio a fianco al complesso romanico. Al momento diciamo alcuni passaggi ci sembrano prioritari. Prima di tutto dobbiamo progettare l'area retrostante il complesso Valvense, che ormai gli scavi sono quasi finiti, e quindi cercare di trovare una soluzione per musealizzare quello che è stato dato allo scavo. L'altro è quello di realizzare, con l'aiuto a questo punto penso di sistemi informatici, ma anche banalmente un'adeguata segnaletica che permetta di unire in un percorso di visita coerente e coordinato tutti questi elementi che oggi, come ho cercato di mettere qui su questa visione dall'alto, sono sparsi in questo tessuto urbano che è completamente straniante, cioè non c'è proprio nessun rapporto tra i vari elementi. E poi l'altro elemento importante è che è un municipio in cui bisogna continuare molto a scavare, e scavare con una visione a questo punto, visto questo sviluppo così ampio, con tutte queste problematiche, con una diacronia amplissima, perché è chiaro che finché non si cerca di ricostruire, per esempio fare dei buoni scavi stratigrafici complessi in quello che forse è la parte che resta ancora da indagare dell'area urbana vera e propria, ci potrebbe aiutare un po' a riempire i vari buchi di questa ricostruzione, che pure ci sono, non è che li nego. Io avrei finito. Grazie dell'attenzione. Se sono stata abbastanza chiara, se sono un po' complessa, un po' meno definita rispetto ai contesti che abbiamo visto fino adesso. Bueno, agradecemos alla maestra Maria Carla Soma, también que nos ha respetado el tiempo de una manera excelente. Y ahora vamos a pasar a los comentarios, al debate, a la discusión.
Considerando que están tres ponentes en este momento fundamentalmente, el profesor Giuliani, la profesora Migliorati y la profesora Soma, el caso de Jordi Tresserras, ya comentamos con él y está de acuerdo en que puede estar en la mesa, en la discusión de la última mesa, de la mesa 3. Entonces, en este momento, si hay comentarios, preguntas dirigidas a estos tres ponentes, tenemos dos modalidades, el chat. Evidentemente, vamos a tener el auxilio de Dario para que vaya registrando y también de él si alguien tiene alguna pregunta que yo no comprenda en italiano. Entonces, no sé si alguno de ustedes quisiera hacer algún comentario, pregunta, discusión sobre lo presentado. Me ha parecido que ha sido muy interesante que coinciden en dos contrapuntos los tres trabajos. En ese contrapunto de la historia pasada y presente, contemporánea, me gusta mucho ver estos arqueólogos trabajando la contemporaneidad. Y también el muy interesante relación que establecen entre obras arqueológicas, obviamente, y urbanismo y ciudades. Esos dos contrapuntos ha sido como el hilo conductor de estos tres trabajos que desde luego nos vinculan mucho como disciplinas y como problema complejo que es el de la conservación. De manera que si alguien quisiera plantear algo, estamos en tiempo de hacerlo. Tiene la palabra quien decida, pueden levantar la mano. Colocarlo en el chat, alguno de ustedes quizás. Yo tengo una cuestión personal interesante, si alguien no tuviera alguna, tanto al profesor Giuliani como a Luisa, cuando hablan del ejemplo del panteón, ¿no? Que está vinculado a una basílica y hacen un poco la revisión crítica de la fachada posterior que se relabora. No sé, Luisa, si tú o el profesor Giuliani pudieran abundar un poquito en esta relación, en general no muy conocida para los que no somos de ahí, sino que este es un trabajo de especialistas. Sería un poco una curiosidad que me quedó a mí y que me encanta el tema de esta gran obra. Bueno, creo, sí, puede contestar el mismo Terio Giuliani. ¿Puede venir? Sí. Y puedo ayudarle si quiere, sí, sí. Si quiere ayuda. Y, pero sí, un poco la historia del templo a la iglesia, que es una, bueno, la iglesia es superimpuesta al templo sin modificación, un po' l'insistenza, cioè la trasformazione. Ah, l'imperatore Foca nel 605 la donò al Papa, e il Papa la trasformò in chiesa dedicata a Santa Maria. Non mi ricordo più l'appellativo. Praticamente non ha avuto soluzioni di continuità il culto nell'edificio. Però le modifiche, le modifiche furono fatte parecchie nel 700, quando si rifece quasi tutta la decorazione e marmorea interna, e sostituendo i marmi antichi, di cui si conserva soltanto un riquadro, con marmi estremamente più sottili ricavate da lastre antiche, e quindi si adoperarono marmi antichi, ma in un disegno, in una concezione e anche in una sostanza strutturale, cioè con molto più sottili, con nel 700. E
prima la tomba di... Vabbè, nel 500, sì, nel 500, alla morte di Raffaello fu adoperato come sepolcro, cioè se Raffaello volle lui essere seppellito nel Pantheon perché aveva già intuito come... Era ovvio il valore. Allora la Chiesa era sostanzialmente povera e abbandonata. Il primo a ritirare sul il ruolo del Pantheon fu appunto Raffaello. E poi nel Cinquecento era diventato il punto di riferimento degli artisti a partire dal 1500, ancora prima dell'Accademia dei Lincei, nacque lì l'Accademia dei Virtuosi del Pantheon, che avevano la sede nell'avancorpo del Pantheon. Avete visto, il Pantheon ha un cilindro. Davanti al cilindro c'era un avancorpo a cui si attacca il quello col timpano falso, diciamo, col timpano che non piace agli architetti. Ecco, lì ci sono cinque stanze a livello superiore al tetto dell'avancorpo e sono raggiungibili con 101 gradini da un piede di altezza. Vi assicuro che quando si arriva su si è morti. Cioè. Però sono cinque stanze piene di opere d'arte che i virtuosi del Pantheon, cioè i vari artisti che usavano esporre le loro opere nel pronovo del Pantheon, poi ne lasciavano una in dono all'Accademia. E oltre a questo c'è anche il calco delle ossa della mano destra di Raffaello, perché quando fu fatta la ricognizione fecero il calco della mano destra e sta là. E poi è diventato il sepolcro dei Savoia. E abbiamo rischiato che tutta l'area intorno al Pantheon fosse coinvolta dalla costruzione del monumento a Vittorio Emanuele II, no? Cioè il primo re della patria. È quello che poi è stato fatto, non so se ti ricordi, o se al Campidoglio invece, no? No, che ha avvolto il Campidoglio. Ti accorti? Quello enorme, tutto bianco, con una cosa fantasmatica. E quello, ecco, hanno scelto poi, per fortuna, credo, la zona dove è stato fatto il male minore, perché diciamo, anche se hanno se il tessuto storico che occupava Piazza Venezia è stato completamente eliminato, forse sarebbe stato peggio farlo appunto all'interno dell'Ansa del Tevere, cioè nel Campo Marzio, dove era il Pantheon, eccetera. Ecco, questi sono contrasti decisamente molto forti a cui noi ci abituiamo. Lo dico ai miei studenti spesso, no? Faccio ai miei studenti la domanda che ho fatto a voi. Cioè, io adesso sono abituata certamente a vedere in fondo a Via Flaminia, questa mole immensa del monumento bianca, no? Oltretutto il botticino, che è un marmo del nord, bresciano, non si ossida, non diventa grigio, no, resta così. E quindi diciamo che mi fa meno, è su un impatto meno forte. Però sono nata con questa costruzione già. Noi siamo anche figli dei tempi, delle nostre famiglie, delle educazioni culturali, no?
Quindi possiamo avere certamente dentro di noi anche questo senso di contrasto che c'è, no? Tra, fai conto, il campanile di Pozzuoli e la chiesa medievale, rinascimentale, barocca, quello che sia. E quindi forse possiamo continuare a decidere, se possibile, di rifiutare alcuni inserimenti troppo, non, troppo moderni, forse neanche si tratta di moderno, no? Che contrastano, impactano demasiado. Però questo è lo che penso io, è che bueno, è l'armonia. No? Cioè, a proposito dei campanili, il Pantheon ne aveva due, che però i romani chiamarono subito le orecchie d'asino, che erano due campanili fatti da Bernini, però, e che furono demoliti. Stavano piantati sull'avancorpo, cioè tra il cilindro e il prono. Peccato che non ce l'abbiamo, perché quelli non stavano bene comunque, no, stavano, diciamo, l'avevano fatto i Bernini, ma non stavano bene. Erano opera di Bernini, appunto, ma impattavano. No, è vedere il Pantheon con questi due campanarios. I romani le chiamarono subito le orecchie d'asino, no? Las orejas del burrito, para los romanos. Esto es, ¿contestamos? Sí, muy bien. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Pues a Ariana le doy la palabra, tiene una pregunta. Gracias, Blanca. Quizás mi pregunta, bueno, a ver si luego coincide un poco con la de Giuseppe, la puedo hacer tanto en español como en español como en italiano. Es una pregunta que va un poco para Luisa y también para la profesora Somma. Y justamente pensando en esta superposición, ¿no?, que vemos en las ciudades y lo que nos mostraron, ¿no?, esos vestigios arqueológicos, estos interventos, estos monumentos que son una presencia, armónicos o no armónicos, que son una presencia constante, ¿no?, en el entorno. ¿Hay estudios o un poco cómo son percibidos por quienes viven ahí constantemente, ¿no? ¿Cuál es este sentido quizás de apropiación o cómo se relacionan con ellos? Sí, este era más bien mi comentario o pregunta. ¿Quieres que lo diga también en italiano? Sí, así sí. Puede contestar okay. Ella misma y gracias. Mi traducción sin tercera parte. Va bien, es una... Non so, sto pensando a come questi monumenti, no? Queste vestigia archeologiche che vediamo nei contesti che ci avete fatto vedere, che siano armoniche o meno, com'è il rapporto, no, degli abitanti, il rapporto quotidiano, no, con queste emergenze, ecco, mi chiedevo, perché noi magari possiamo dire ma sono, devono essere più armoniche o meno, però in realtà come lo percepisce, no, chi vive con questi monumenti quotidianamente. Allora, la situazione di Corfinio, quella che ho mostrato, è un po' particolare, perché non so se avete visto nelle immagini, se no andavo troppo per le lunghe, non potevo scendere troppo nel dettaglio. Ma sostanzialmente le aree che sono state indagate in questo progetto di archeologia urbana negli anni, cioè terminato nel 93-94 del secolo scorso, ha lasciato queste aree archeologiche che non sono state indagate e che sono state sistemate, adattate, adesso sono tutte recintate, chiuse, non ci si può accedere a meno che non si è accompagnati, quindi non c'è un'apertura al pubblico se non in momenti particolari. E sono state fatte delle sistemazioni che nella sua introduzione bellissima il professor Giuliani prima parlava del rapporto dell'architetto, questi architetti che devono lasciare la loro impronta su... Non sempre! Sì. Allora, posso, questo, visto che siamo in tema, penso che ve lo posso aiutare. Ho avuto un rapporto, mi è stato presentato dal vescovo,
un architetto che dovrebbe progettare la sistemazione dell'area dietro il complesso Valvenze, lì il terreno è di proprietà della Curia, tra l'altro, quindi c'è anche un problema di proprietà. Questo architetto viene, si interessa dello scavo, gli spiego tutte le problematiche, tutto quanto, sparisce. Si fa dare la pianta dello scavo con le cose che hanno venuto fuori, mi richiama dopo 6 mesi e mi presenta un progetto che l'unico vantaggio era che è tutto basso, perché logicamente lì a ridosso dell'edificio romanico non è che si può alzare niente, quindi era tutta una sistemazione fatta di pavimentazioni, a parte che voleva fare una pavimentazione, diceva, la facciamo in travertino. Scusi, qua c'è la pietra del morrone qua a fianco, è tutta costruita così, lei mi mette la travertino, va bene, è bellissimo, ma non è di qua, non c'è, non esiste qui. Poi volevano fare, cioè, e anche lì tutta una serie di molto disegnato, quindi diciamo segnava molto il terreno di vialetti e passaggi. No, dico, scusi, dico, ma che è tutta questa roba che diciamo impatta solamente visivamente senza aggiungere niente alla comprensione di quello che dovrebbe in teoria musealizzare? Questo è il fatto recente, quindi non è cambiato nulla dagli interventi degli anni 90, dove anche lì sotto hanno fatto degli interventi che in teoria sono per salvaguardare, nel caso dell'edificio di Piana San Giacomo ci sono questi splendidi mosaici pavimentali, c'era il problema di salvaguardarli e quindi hanno fatto delle tettoie in lamiera praticamente, sorrette da cose di cemento, per simulando quella che poteva essere una copertura antica più o meno. Che però il problema bellissimo è che non ha risolto i problemi di conservazione, perché poi hanno fatto in modo che l'acqua poi rientrava dalla copertura, rientrava verso l'interno, quindi poi sono dovuti intervenire. Quindi diciamo che sono tutte sistemazioni che non è che sono state fatte con grande, diciamo, sono fatte un po' con i truccioli dei finanziamenti, perché poi a quel punto i finanziamenti erano terminati e quindi, come dire, è stato fatto parzialmente. Il risultato è che queste aree sono... Cioè, se io penso, chiedo a qualsiasi abitante di Corfinio, mi dice, ah sì, quella roba là, perché non sa di che cosa si tratta, non la può vivere perché comunque è chiusa. E infatti, diciamo, io quando ho fatto il primo convegno, cercando di chiamare anche, diciamo, persone che avevano avuto esperienza altrove, l'avevo pensato proprio cosa succede, quali operazioni si possono fare in quei contesti dove le aree archeologiche sono dei buchi nel tessuto urbano attuale, completamente decontestualizzati dalla contemporaneità. Il problema non l'ho risolto, se è questo che lei vuole chiedere. Non so. A Corfinio è tutto aperto, è ancora tutto da vedere, perché non... E questo per la parte degli abitanti. Ma il turista che va... Ovviamente non è che c'ha la laurea o che si è fatto uno studio approfondito su Corfinio, non capisce niente. Perché a parte che non riesce proprio fisicamente a trovare le varie aree all'interno della città, per cui lascia la macchina di solito sulla piazza, lì quella del teatro, e dopodiché alla cieca, così un po' all'avventura, cerca e poi ogni tanto trova il cancelletto, la cosettina e l'erba. C'è quel piccolo museo. Oh sì, la cosa, scusate, questo l'ho lasciato perché non era archeologico. L'unico punto un po' di cui uno può farsi un'idea, ma fino a un certo punto, è il museo, perché in questa bellissima fase degli anni 90 il progetto prevedeva anche la realizzazione di un museo, che è stato tra l'altro realizzato nell'area del castrum medievale, riutilizzando un edificio storico settecentesco, quindi, come dire, da questo punto di vista è anche molto ben allestito e ben fatto. Problema anche qui legato alla comprensione del contesto, per uno strano e bizzarro motivo, tutto il materiale archeologico che viene da Corfinio è per il 99% funerario, viene da contesti funerari. E quindi, come dire, abbiamo la Corfinio dei morti, dalla fase preromana a
diciamo, a quella tardo-romana, ma sostanzialmente... E quindi vai al museo e di fatto dal museo esci che non hai un'idea di che cosa sia Corfinio dal punto di vista urbanistico. E questo tema che hai sollevato, Arianna, si può differenziare in realtà, perché un conto, diciamo, è la musealizzazione in aree rurali, un conto è in area urbana e Corfinio è a metà in realtà. Sì. Però appunto in genere chi mi sta vicino sa quanto io detesti le tettoie, perché sono costruite in modo orribile e senza nessuna attenzione in realtà al significato, a cercare di trasmettere qualche cosa insieme alle strutture archeologiche. Credo che una delle poche sia la situazione di Arcinazzo, in realtà non ve la posso far vedere, insomma una delle poche situazioni buone, ma insomma per restare in Abruzzo, Teramo, ma non possiamo far vedere queste cose, eccetera. A Corfinio la vicinanza appunto con un edificio, quale il complesso Valvense, poi chiaro che blocca completamente. Quindi diciamo è estremamente difficile. Non è qui il momento, ma insomma mi è venuto in mente un altro caso buono che è quello di Castel di Ieri. Sì, sì. Per tornare alla città e collegarmi anche a una domanda che mi è stata fatta in chat, nella città a continuità di vita il problema più grande è il dislivello tra le situazioni archeologiche, no? Le strutture antiche e ovviamente il percorso viario moderno. Tutto questo, se non si sta attenti, traduce, diciamo, l'area archeologica in un buco, effettivamente, e soprattutto in una specie, adesso un po' di meno, ma in un buco in cui si può gettare immondizia. No? Quindi quello che insomma, deve guidare, in un certo senso, è proprio questa ricerca dell'armonia. Adesso, sempre per tornare al Pantheon, che stiamo sviscerando a fondo, però tra la parte posteriore del Pantheon, quindi vicolo della Palombella, e la parte anteriore, quindi la piazza della Rotonda, il percorso è in discesa, perché dietro l'innalzamento del piano di Calpestio è di 4 metri, penso, insomma, e forse 3, ma insomma enorme, e davanti appunto si azzera, perché comunque si entra quasi a livello, no? Con dentro al Pantheon. E quindi lì è attutito, no? Questo contrasto tra la struttura archeologica, no? La struttura antica e la vita di oggi. E poi penso sicuramente la possibilità di, cioè la continuità in realtà di funzionamento di quella struttura che aiuta tantissimo. E quindi per ricollegarmi alla domanda che è stata fatta, che è se il monumento antico, l'edificio più che monumento, non mi piace chiamarlo monumento, deve essere appunto rimanere isolato nel contesto urbano? Io credo di no, perché altrimenti facciamo appunto tutta una serie di isole, no? Magari con il verde intorno, perché verde e archeologia creano quest'area romantica, no? Che non so perché contraddistingue la percezione, la sensibilità, tra virgolette, archeologica. E non, quindi non vedo tanto l'isolamento della struttura. E poi a volte tirarla fuori
Ecco, pensiamo al Teatro di Pompeo, di nuovo, il Teatro di Pompeo ha avuto dei progetti che volevano portare alla luce cosa poi non si sa, perché lì sono setti murari che poi bisogna collegare, no? E rendere in qualche modo fruibili, perché altrimenti è una città che è fatta di poli museali, no? Perdona Blanca, entiendes? No? Me explico bien? No? Lo che piensas tu? Sì, definitivamente, io credo che hay una idea antigua de que el monumento está aparte de la ciudad, ¿no? Y debe verse como algo aparte. Creo que es una idea ya rebasada en muchos sentidos. No puede verse fuera de un tejido urbano el tejido histórico. Creo que es uno de nuestros problemas a la hora de conservar. Bueno, creo que coincidimos plenamente en eso, ¿no? Está aquí Carlos Clemente, que levantó la mano, que tiene tanto la pregunta en el chat. No sé si quisieras formular. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta, ¿me oyen? Sí. Si me oís. Bueno, mi pregunta va en esta misma línea, porque yo siempre con el Panteón me he encontrado con un problema de falta de integración en su trama urbana y falta de su contexto. Entonces, mi pregunta la leo porque está en el chat, es sobre el Panteón. ¿Hay algún proyecto planteado del Panteón que plantee la integración de su entorno urbano, de su viario, de sus edificios colindantes y de la rehabilitación integral de su entorno? En mayúsculas, arqueología, arquitectura y rehabilitación urbana de su contexto histórico. No, por suerte no, porque de mi punto de vista es ya está perfecto. Y yo, bueno, me alegra que el proyecto para construir el sepulcro monumental al rey, al primer rey de Italia, no haya tenido lugar en ese entorno urbano, ¿no? Es el Panteón con el tejido urbano, es el resultado de la continuidad de vida de la ciudad, ¿no? Porque lo que dije yo, que en esa curva del Tibre, ¿no? Siempre se quedó la ciudad, ¿no? Y afuera, a donde están los foros imperiales, por ejemplo, fueron bueno, no jardines, sino cultivos, ¿sí? Con iglesias y algo bueno de residencias. Pero ya en el campo Marcio siempre se quedó la ciudad. Y en la foto aérea que yo enseñé, ya se ve las heridas que fueron hechas en ese tejido histórico continuo al final del siglo XIX con un gran proyecto para Roma Capitale. Y se ve, porque Corso Vittorio Emanuele no tiene nada que ver con todo el entorno urbano. Y entonces no hay proyecto para el entorno del Panteón, sino, bueno, si restauración continúa, porque no me acuerdo, perdón, ¿cuándo han finito el restauro último del Panteón? ¿Te ricordi que c'erano tutti i ponteggi? 10 anni fa. Entonces, hace 10 años terminó la restauración del ladrillo del Panteón, de la estructura del Panteón, pero como restauración y no como cambios de algo.
¿Ya? Muy bien. No sé si hubiera alguna otra pregunta, si no, cerraríamos porque están todas las del chat. Y hay una pregunta en las Q&A de María Esther Vallejo Gabonella, que dice que cuál sería la sugerencia desde la arqueología para un caso como el de la Iglesia de San Vitale en Vía Nazionale. Que la digo, pero yo no sé cuál es el caso, así que veo Luisa y la profesora Somma que ríen. Voglio dire perché sta infossata a proposito di livelli. E questo, però possiamo dire che non c'è soluzione, ma proprio per quello è una chiesa a cui uno passa accanto e non vede mai, cioè non si entra in San Vitale, perché è il palazzo delle esposizioni. Tra l'altro, vicino che proprio immanente. Che attira l'attenzione e... Cioè, la chiesa non si vede proprio. La chiesa non si vede. Eh sì. No, sono cose... Ma, vabbè, dovremmo parlare del piano portato avanti da Monsignor De Merode gli ultimi anni del pontificato di Pio IX e continuato dalla aristocrazia nera diventata laica nei primi anni, nei primi decenni del Regno d'Italia. Questo, vabbè, è troppo. Storia, cioè, è troppo. Tenía también una pregunta Joseph Ligorret, le damos la palabra. Sí, bueno, ahí quiero primero leer una pregunta que hay en el chat de María Brites para Luisa Migliorati. Dice, salve, sarebbe meglio que el monumento arquitectónico rimanga isolato del tessuto urbano? Se si può parlare più su questo punto, grazie. Pero ya contesté hablando con María Carla y con Blanca. Perfecto. Ok, por mi parte era una pregunta más bien dirigida a María Carla Somma. ¿Cómo la autoridad municipal, en el caso de Corfinium, considera en sus políticas públicas o en la normatividad del uso del suelo la conservación e integración de ese patrimonio? ¿No? ¿Cómo la administración comunal, en el caso de Corfinium, considera la conservación e l'integrazione di questo patrimonio nelle sue politiche pubbliche, il regolamento di assetto di uso di suolo o di assetto del territorio? Ma Corfinium da questo punto di vista, io non è che sono addentro alle cose tecniche fino a un certo punto, però lavorando lì da diversi anni, e appunto questo intervento fatto negli anni 90 è stato, diciamo, in Abruzzo, tra l'altro mi pare che non ci sia fatto niente di simile da nessun'altra parte, perché appunto è stata una stagione di scavi sistematici per riportare in luce, diciamo, la città romana in alcune aree che già si sapeva più o meno che c'erano strutture. Tutta Piana San Giacomo è uscita, diciamo, in occasione di quei lavori. E tra l'altro, diciamo, questo nell'ambito è stato... Doveva essere rifatto il piano regolatore, quindi è stato rifatto il piano regolatore anche con tutta una serie di prescrizioni. Tra l'altro, all'epoca il comune. Entiendes? Un poco más despacio. Parlo più piano. I lavori negli anni 90 furono fatti anche perché era stato rifatto il piano regolatore, si lavorava per rifare il piano e quindi, diciamo, si volevano evidenziare le aree che dovevano essere tutelate perché, insomma, si sapeva che potevano esserci elementi archeologici e quindi, diciamo, anzi, in quell'occasione, se non mi ricordo male, ma non potrei sbagliare, il comune fece ancora anche degli acquisti di terreno preventivi, diciamo, per le aree, o perlomeno di vincolo per le aree che potevano essere di interesse archeologico. Oltretutto, diciamo, nell'ambito di questo grande progetto era stato previsto anche poi la creazione del museo, quindi un luogo in cui anche conservare, diciamo, c'era il grosso
di quello che era il fondo raccolto da Denino ancora nelle indagini dell'Ottocento che venivano da lì. E insomma, però... Sì, no, 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 ma infatti, diciamo, il progetto iniziale, che è quello su cui ancora di fatto si muove il centro di Coffigno oggi, è stato un progetto lungimirante e anche con delle grosse prospettive che poi, diciamo, si è un po' arenato con le tempistiche, con le poi sempre i problemi di fondi che quelli sono all'ordine del giorno, e quindi poi ci sono stati dei rallentamenti, alcune cose sono state finite, altre no, altre si è rientervenuti, diciamo un po' in questo modo. Però diciamo l'attenzione da parte dell'amministrazione c'è sempre stata, diciamo, negli ultimi anni c'è sempre stata attiva, e devo dire tante cose in effetti sono state portate a compimento, però ci sono ancora, come dire, delle criticità legate poi alla fruizione delle aree e soprattutto anche al proseguo della ricerca, che insomma sarebbe importante, che rimangono aperte, diciamo. Bien, pues no, no habiendo más preguntas, no sé, podríamos, ustedes ven alguna en el chat, yo ya no veo alguna otra. Podríamos dar por concluida la sesión de hoy. C'è una cosa sola, aggiungo solo una cosa, trovo interessante questa situazione, che cosa che non ho citato, ma che diciamo la comunità anche locale, questa lo organizza spesso, proprio sono iniziative che organizzano loro, cercano di fare anche delle rivisitazioni storiche del loro passato, come si usa fare oggi, per cui ci sono stati soprattutto l'estate, in occasione di particolari festività, fanno, diciamo, spettacoli, riposizioni appunto di carattere romano, logicamente, perché quella poi è la fase che interessa di più e che è più sentita, per cui i gladiatori, le rappresentazioni sacre, le vestali, facciamo un po' di questa, diciamo, che oggi si fa, i posti, insomma, di riproposizione storica all'interno delle aree archeologiche, anche perché diciamo una di cui sono partecipato è stata fatta proprio lì a Piana San Giacomo e nell'area del tempio, cosiddetto tempio italico, con appunto rappresentazioni, diciamo, di spettacolo per completare il quadro. Non avevamo ancora toccato questo aspetto, che pure diciamo oggi per la valorizzazione dei siti archeologici è voga, ecco, diciamo, anche questa strada è stata intrapresa, la tentata. Ora mi taccio veramente, non dico più niente. Queremos agradecer a los ponentes del día de hoy, a los conferencistas, porque con esta plática final han sido tan amables de ampliar los puntos de vista, de aclararnos cosas, y desde luego podríamos continuar. Esta mesa va a continuar mañana, no cierra la mesa, solamente concluimos con el horario de hoy. Mañana continuamos con esta mesa y también inicia la segunda mesa. De manera que por hoy no nos queda más que agradecer al profesor Giuliani, a la profesora Migliarotti, al profesor Treserras y a la profesora Soma, sus excelentes exposiciones y aclaraciones, y no nos resta más que convocarlos a que estén mañana otra vez en punto. Estamos ahorita terminando un buen tiempo porque fuimos muy puntuales en el inicio y en los tiempos, y vamos a tratar de conservar esto de esta manera. Y pues muchas gracias a todos. Podemos dar por concluida la sesión de hoy. Gracias. 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 Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Gracias a todas. Chao.